hanno pensato questa magnifica iniziativa che riguarda l'Accademia in diversi modi. Prima di tutto perché Pino Zacca è stato un docente dell'Accademia. Nelle prime anni di attività dell'Accademia, vi ricordo che venne istituita nel 69, ma i corsi iniziano nel 70 e Pino Zacca ha insegnato dal 1971. E per questa occasione abbiamo anche nel nostro magnifico archivio tirato fuori i documenti che lo riguardano. Allora, siccome l'Accademia hanno dei percorsi sempre complicati e che cambiano, la selezione si faceva in questo modo in quegli anni. C'era una commissione che nel caso di Pino Zacca era composta da Marisa Volpe Orlandini, che era una storica dell'arte, che in quel momento non insegnava a Roma, ma comunque poi è stata anche mia docente all'Università La Sapienza, dall'allora direttore, cioè il primo direttore dell'Accademia, Piero Sadun, e da Ciarrocchi. Quindi questa è la commissione. La commissione doveva valutare i titoli e scrive una frase molto carina: documentazione eccellente, magnifica a livello nazionale e internazionale, quindi noi diamo il massimo del punteggio, 30. Questi documenti sono adesso nel foyer del teatro, dove ci sono sia i documenti dell'archivio dell'Accademia e poi vi dirò anche del volumetto che è stato pubblicato in questa occasione. Quindi la valutazione della commissione, lui viene quindi chiamato in quelli che allora erano dei corsi speciali ed era stato chiamato per poche ore perché i corsi speciali che iniziano proprio all'Aquila, cioè fino a quel momento le accademie non avevano istituito i corsi speciali che poi saranno nei decenni stabilizzati e organizzati, perché l'accademia in quegli anni aveva pochissimi corsi. Tutte le accademie italiane avevano dei laboratori, pochissime materie teoriche. E anche chiamare un artista come Zacca era anche un modo di aprire l'accademia a un mondo che era completamente lontano allora dall'accademia. C'erano anche delle rigidità, quindi questo sta a testimoniare la grande vocazione alla sperimentazione che ha sempre contraddistinto l'Accademia dell'Aquila e che rimane in qualche modo, spero, anche nei nostri anni, anche con un filo diretto che riguarda il triennio di fumetto e illustrazione. E proprio per questo abbiamo pensato di coinvolgere il nostro docente di fumetto, che Carmine di Giandomenico, che ha deciso di pensare una iniziativa con i suoi studenti collegata ad alcune vignette, all'idea delle vignette, di come interpretava la contemporaneità Pino Zacca. E questa iniziativa spero che sia colga almeno parte dello spirito di Pino Zacca. E io sto zitta perché voglio sentire anche con molto piacere gli interventi che sicuramente apriranno anche a me, che sono un po' lontano dal mondo del fumetto come formazione, un mondo che spero possa essere anche capito dai tanti studenti che vedo qui. Ovviamente ricordo quantomeno il male, perché mi riguarda anche come generazione, perché sono abbastanza grande per ricordarmi, e qualcosa ho anche conservato, quindi ritenuto religioso, è un archivio super speciale. Allora, invito chi ha pensato insieme a altri questa magnifica iniziativa, io mi metto seduto. Grazie a Maria D'Alessio e grazie a tutti voi per essere qui oggi. Io sono Valeria Pica e sono l'assessora alla cultura del Comune di Fontecchio, dove Pino Zacca ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove ha lasciato una produzione di materiali che vanno appunto sia dal fumetto, ce n'è tanto, ma anche dal giornalismo, a
al cinema, alla produzione grafica, e proprio questa complessità della figura di Dino Zac ci rende possibile studiarlo da tantissimi punti di vista. Considerate che, oltre ad aver fondato alcuni fra i giornali satirici più importanti e più noti dagli anni 70 fino all'85, quando poi è morto, è stato appunto regista, è stato un giornalista prima di tutto, e una delle caratteristiche che lo ha contraddistinto in tutte queste espressioni della sua creatività è stata quella che, come insomma, ha definito durante un'intervista, la sua abituale perfidia. Questa definizione è bellissima, secondo me, perché da un certo punto di vista ci dà proprio la cifra della capacità, senza, come dire, stare troppo a osservare la superficie delle cose, ma di andare proprio nella profondità della società italiana degli anni 70 e della prima metà degli anni 80. L'idea di queste due giornate, che cominciano adesso e proseguiranno domani a Fontecchio, nasce dalla idea che abbiamo avuto appunto con Simona Troilo, con Alessandro Campanopoli, con Olivia Di Michele, quando ad un certo punto, in modi e in tempi separati, abbiamo cominciato a dire: però noi su Dino Zac qualche cosa, insomma, la dovremmo cominciare a dire. Anche perché, come vi renderete conto oggi pomeriggio ascoltando i vari ospiti, e se domani sarete a Fontecchio, il suo materiale è davvero dirompente, oggi come 30 anni fa. Mi volevo togliere qualche anno. E questa capacità di leggere nell'intimo la società italiana e di dare poi, senza guardare davvero in faccia a nessuno, questa è un po' la caratteristica di tutto il lavoro che ha realizzato. E ci dà proprio la possibilità di immaginare anche che cosa sarebbe potuto succedere se Dino Zac non fosse morto all'improvviso nel 1985. Fra l'altro, appunto, come dicevo, lui ha abitato a Fontecchio, e in questo palazzo enorme dove ha soggiornato c'è una eredità unica nel suo genere. Ne vedrete una parte grazie al film documentario di Massimo Denaro, che sarà proiettato alla fine di questa giornata. Vi potrete rendere conto, ma ancora non è esattamente percepibile tutto il potenziale enorme della documentazione ancora presente. E parliamo di un archivio privato ancora mai studiato e mai catalogato, con bozzetti, sceneggiature, scritti e una infinità di suggestioni che possono davvero aprire grandi filoni di studio, di ricerca, ma anche di lavoro. E quest'anno abbiamo pensato di sfruttare, in modo anche abbastanza scandaloso, l'anniversario di un altro grandissimo intellettuale e autore italiano, scrittore italiano, che è Italo Calvino. Il nesso è immediato, perché l'unico film di animazione, lungometraggio, che ha realizzato Dino Zac era appunto Il Cavaliere Inesistente, tratto dall'omonimo libro di Italo Calvino. E quindi questa congiunzione di interesse intorno al Calvino quest'anno e la nostra volontà da molto tempo di dare giustizia alla capacità creativa, inventiva, artistica di Dino Zac, diciamo, ha fatto un po' la quadratura del cerchio. E quindi abbiamo cominciato a ragionare con Simona, con Olivia, con Alessandro, e abbiamo cercato appunto di costruire mano a mano queste due giornate, che in realtà vogliono essere solo l'inizio di una programmazione che negli anni porti a conoscere davvero che cosa ha rappresentato Dino Zac negli anni 70 e 80, ma soprattutto il suo legame molto forte con il territorio.
forse non tutti sanno che appunto Lino Zak, seppure nato in Sicilia, in realtà era di origini abruzzesi, la madre era di Prato della Pirigna, e il suo decidere appunto di tornare a vivere in queste terre era determinato proprio dal fatto che lui si definiva abruzzese. E la sua abruzzesità in qualche modo, diciamo, è una nostra eccellenza. E quindi, al di là, diciamo, della vena a volte anche un po' pruriginosa che ha attraversato la narrazione legata a Pino Zak, quello che vorremmo fare nel corso di questi anni, quindi anche un invito a future collaborazioni in questo senso, è proprio di cominciare a studiare il suo archivio. Abbiamo chiesto ulteriori fondi, un primo fondo è stato messo a disposizione appunto dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università, con cui abbiamo catalogato una primissima parte, ce ne parlerà appunto Lia di Michele a breve, ma l'idea è quella di arrivare al 2030, e lo so che sembra un tempo lunghissimo, ma in realtà anche no. E perché proprio il 2030? Perché il 2030 sarà il centenario di Pino Zak. E allora, se adesso cominciamo con questo stimolo a ragionare sulla sua produzione, possiamo, in modo collaborativo, così come lui era abituato a lavorare, con varie collaborazioni possiamo cominciare davvero a costruire, a ricostruire tutto il passaggio e il lavoro che Pino Zak ha realizzato nei suoi periodi francesi, nei suoi periodi romani, nei suoi periodi abruzzesi, in modo tale da rendere giustizia ad un intellettuale, ad un critico della società, ad un giornalista, ma un artista davvero unico. E adesso lascio la parola a Simona Troio, che modererà la prima sessione di questo pomeriggio, e noi ci vediamo più tardi. Grazie. Non so se questo microfono, questo forse si può spegnere. Sì, dunque, grazie a tutte e a tutti per essere qui oggi, numerosi e numerose. Dunque, io in realtà appunto sarò soltanto il vigile della situazione, quindi cercherò appunto di tenere i tempi dei nostri relatori, perché come sapete abbiamo tanto da discutere e non vorrei appunto rubare spazi preziosi a chi parlerà. L'unica cosa che però volevo sottolineare è il fatto che appunto questa prima parte della giornata è una parte dedicata espressamente a Pino Zak intellettuale, Pino Zak artista, Pino Zak, come ricordava Valeria, lettore degli eventi storici che hanno segnato l'Italia del dopoguerra in maniera appunto davvero spesso drammatica. Proprio per questo abbiamo deciso, data la politicità di questo artista, abbiamo deciso di mettere insieme più voci. E infatti in questa prima parte della giornata avremo relatori che provengono da vari settori disciplinari. Andrea San Giovanni, uno storico contemporaneista, Olivia Di Michele, archivista, Francesca Franco, storica dell'arte, e Carmine Di Giandomenico, docente di fumetto. Perché questo? Perché appunto ci piaceva la possibilità di indicare quelle che possono essere le ulteriori strade per indagare appunto questa figura così eclettica, così, così originale e così complessa. Di conseguenza quello che ci preme davvero fare con questo inizio, questo avvio di queste due giornate, è aprire il terreno ad una serie appunto di questioni che poi magari nel corso del tempo, cioè nel corso del panel successivo e poi anche per chi avrà la possibilità di esserci domani, potranno essere riprese e appunto sviluppate. Io lascio la parola immediatamente ad Andrea e al suo intervento, che è mirato a contestualizzare la figura di Zak nel contesto storico appunto in cui si è trovato a vivere e a produrre. Grazie tante. Allora, intanto cerco di metto un timer così per vedere. Sì, te lo metto anche io. Allora intanto davvero grazie per l'iniziativa che credo davvero unica da questo punto di vista ed è molto, molto interessante, e mi fa molto piacere che appunto di essere stato invitato in questa occasione.
Io sono, mi presento brevemente per spiegarvi un attimo che ci sto a fare qui. Sono uno storico contemporaneista, ma negli ultimi anni, decenni direi, mi sono occupato di storia e media e di storia dei media, e nei testi che ho realizzato in questo senso ho, diciamo, fortemente provato a inserire anche il fumetto, che è uno, diciamo, dei media meno diciamo, accademicamente frequentati e riconosciuti. E per questa ragione ci siamo appunto incontrati già in un'altra occasione con Simone, stiamo facendo del lavoro insieme da questo punto di vista, e quindi appunto vi parlerò un po' di Pino Zacca all'interno all'interno del panorama fumettistico degli anni 70, del panorama fumettistico degli anni 70, al cui interno si muove Pino Zacca. Diciamo, l'occasione di questo incontro è già stata ricordata prima, e quindi questa strana coppia costituita da Pino Zacca e Italo Calvino, ed è stato ricordato anche il motivo per cui c'è questo incontro, cioè la realizzazione di questo film, che non è solo un film d'animazione, è un film misto in cui ci sono scene dal vero, scene d'animazione, che è del 1970, è tratto appunto dal Cavaliere inesistente di Italo Calvino ed è realizzato nel 1970. In questo film direi che Zac mette un po' tutta la sua irriverente poliedricità, mette appunto insieme animazione, riprese dal vero, ma inserisce anche degli squarci brevi ma fulminanti di contemporaneità, proprio nella scena iniziale, quando vengono presentati i cavalieri, cioè a un certo punto si sente una telecronaca calcistica, poi c'è uno dei cavalieri, diciamo, è un insieme di carri armati americani, insomma non perde occasione per riflettere sulla società del suo tempo. Allora, appunto, io cercherò di raccontarvi qualche cosa di Pino Zacca, che il cui nome vero era Giuseppe Zaccaria, nato appunto nel 30 a Trapani, poi si trasferisce a Roma per studiare architettura, ma presto passa a fare altro: satira disegnata, giornalismo, regia. Come diremmo oggi, è una figura, come dire, di intellettuale che si dedica all'intervento culturale, no? In qualche modo. Per darvi un'idea di quanto questo personaggio sia articolato, diciamo, uso uno stratagemma e uso le parole necessariamente sintetiche del coccodrillo che viene scritto all'indomani della sua morte improvvisa. Lo scrive non uno qualunque, ma Oscar Kosulic, quindi diciamo è anche un riconoscimento del ruolo di Zacca, e lo definisce uno dei protagonisti della satira politica italiana, autore prolifico di cinema d'animazione, direttore di diverse riviste, collaboratore dei più prestigiosi giornali di satira europea. Ecco, queste poche righe danno il senso della, appunto, poliedricità, però non riescono a dare invece la misura della sua irriverenza e di quanto fosse potente la sua satira, che era una satira diretta, violenta, e violenta è un'autodefinizione, destabilizzante, capace di ribaltare la realtà mettendola a nudo, e spesso letteralmente a nudo, cosa che peraltro gli procura diverse denunce e diversi processi. Mi è piaciuta molto, non conoscevo questa definizione di abituale perfidia, ma mi sembra perfetta proprio per indicare il suo lavoro. Allora, come dicevo, quello che vorrei fare è inserire un po' la figura di Zacca all'interno del decennio 1970, degli anni 70, diciamo. Cioè in quel quasi decennio che va dalla realizzazione del Cavaliere inesistente 1970 alla Fondazione del Male 1978. Questo perché? Perché durante gli anni 70, in particolare nella seconda metà degli anni 70, al mondo del fumetto succede qualche cosa di particolare e di inusuale, direi, vista la sua storia. È un momento in cui c'è una rivoluzione grafica e linguistica che riguarda il mondo del fumetto, che lo porta ad uscire
da quei confini che gli erano sempre stati cuciti addosso, cioè come narrativa per l'infanzia, come anzi nemmeno narrativa, come strumento di intrattenimento per l'infanzia. Il fumetto negli anni 70 acquisisce una crescente popolarità e diventa non più appunto intrattenimento per l'infanzia, ma un mezzo di comunicazione intergenerazionale attraverso il quale può essere affrontato qualsiasi tema. Allora credo che, e questo forse è un vizio da storico, appunto, che se capiamo il contesto riusciamo a capire meglio anche la figura di Zack. E allora cominciamo dal primo aspetto che citavo, cioè il fatto che durante gli anni 70 c'è una vera e propria rivoluzione grafica e una maturazione linguistica del fumetto. Se volessimo prendere un anno, questo pure è un vizio degli storici, devono sempre trovare un anno da cui partire, prenderei il 1975. 1975 in Francia viene fondata Metal Hurlant, che è una rivista sulle cui pagine un pugno di autori si incaricano proprio di rivoluzionare letteralmente il modo di fare fumetto. Il più noto fra questi autori è Moebius, il quale non nasce certo in quel momento, ma ha già una lunga carriera, è lo pseudonimo di Jean Giraud, che lavorava, diciamo così, nel fumetto, diciamo così, mainstream, e si firmava però in quel caso Gir. Allora, si usa dire che Metal Hurlant, che per darvi un'idea di quanto sia importante questa rivista, ha anche un'edizione americana che si chiama Heavy Metal e genera un film all'inizio degli anni 80, sempre che si chiama Heavy Metal. Ma comunque, per darvi un'idea di quanto appunto abbia rivoluzionato il modo di fare il fumetto, normalmente si dice che Metal Hurlant esalta la dimensione grafica del racconto a discapito della trama, proprio del racconto, della sceneggiatura, che si disperde fino a svanire. E il caso più emblematico da questo punto di vista sono proprio alcune delle storie di Moebius, dal Garage Ermetico ad Arzak, che alcune delle quali nascono proprio come sfida grafica senza avere una vera e propria sceneggiatura alle spalle. Questa in genere è la critica che viene fatta a Metal Hurlant e diciamo potremmo anche discuterla, ma chiaramente non c'è il tempo di farlo, e quindi la diamo per buona. Ma la diamo per buona anche perché è indubitabile il fatto che Moebius in particolare e in generale questi autori, questo gruppo di autori, influenzano moltissimo gli altri autori che si affacciano, e in particolare si affacciano sulla scena italiana. Vi dico due nomi su tutti: Andrea Pazienza da una parte e Milo Manara dall'altra, che sono entrambi, come dire, debuttano nella seconda metà degli anni 70. Entrambi, sia Pazienza che Manara, vengono pubblicati su una rivista, Alter Linus, o meglio, Manara viene pubblicata su Alter Linus, che era una rivista nata nel 1974 come supplemento a Linus, ed era stata pensata per pubblicare delle storie lunghe che eccedevano, diciamo, la dimensione normalmente utilizzata su quella rivista, e poi nel 1977 assume un nuovo nome, si chiama Alter Alter. Ecco, Manara comincia a essere pubblicato appunto su Alter Linus e invece Pazienza debutta direttamente su Alter Alter. Alter Alter aveva l'obiettivo di pubblicare il fumetto che allora si chiamava alternativo, cioè quello che usciva un po' fuori dai canoni della tradizione della narrazione a fumetti. Il 1977 è evidentemente l'anno in cui scoppia il movimento del 77, in cui scoppia il 77. Sarebbe molto suggestivo, ma ovviamente non c'è il tempo, rintracciare tutti quanti i legami che ci sono tra modo di fare il fumetto, fumetti, Pazienza e così via, e la, diciamo, temperie culturale del 77. Però quest'anno funziona bene perché in quell'anno, proprio su Alter Alter, vengono pubblicati moltissimi autori nazionali e internazionali che stanno rivoluzionando il modo di fare fumetto.
Vi dico soltanto alcuni nomi, sperando che vi dicano qualche cosa, perché magari ve li appuntiate e vi possiate andare a guardare. Non so, sono autori come Guido Buzzelli, per esempio, o Richard Corben. Corben è un autore nordamericano che viene dall'underground, pubblica su Metal Hurlant e su Heavy Metal e pubblica anche in Italia, e che è un autore molto plastico, con una capacità, come dire, tridimensionale, di creare tridimensionalità che fino allora in Italia si era vista poco e che si vedrà da lì a poco invece con uno degli autori italiani, Contadino Liberatore. Ma anche per esempio Muñoz e Sampaio, che di nuovo modificano radicalmente il modo di raccontare. Allora, vi ho fatto soltanto pochi esempi perché non voglio trasformare questi minuti, diciamo, in un infinito elenco di nomi, ma per darvi l'idea di quanto questo temperie, diciamo, culturale di trasformazione grafica attraverso molti luoghi diversi, vi faccio un altro nome soltanto, Gianni De Luca, il quale pubblica tra il 1975 e il 1976 la trilogia, la cosiddetta trilogia shakespeariana sul giornalino. Il giornalino è il settimanale delle edizioni San Paolo, quindi è un settimanale cattolico, cosa che noi potremmo immaginare quanto di più lontano dalle sperimentazioni grafiche, e invece Gianni De Luca è uno sperimentatore grafico di altissimo livello che rivoluziona proprio il modo di concepire il tempo all'interno dello spazio della tavola fumettistica. Lo aveva già fatto negli anni precedenti con una serie di più lungo periodo che si chiamava Il commissario Spada, e in questa trilogia shakespeariana esalta al massimo questa sua ricerca. Come avrete notato, stiamo parlando sempre della seconda metà degli anni 70. Allora, ci sono un altro paio di cose che ci servono per chiarire un po' il quadro. Un paio di nascite, diciamo così, non di autori, ma di testate e di collane. Nel 1977, sempre, nasce una rivista underground di importanza fondamentale per la storia del fumetto italiano, ma direi per la storia culturale italiana se la colleghiamo ad altri eventi, che si chiama Cannibale. Ed è fondamentale perché in questa testata si riunisce un gruppo di autori particolarmente vocato proprio alla sperimentazione. Sono Liberatore, appunto, Pazienza, Tamburini, che è quello che la inventa, Scozzari e Mattioli. E sono tutti quanti i nomi che torneranno, perché li ritroveremo nel Male, e ci servono anche a capire un po' la portata di questo cambiamento. Sempre nel 78, un signore, un altro, diciamo, misconosciuto, che si chiama Luigi Bernardi e che curava la rivista fumetti della FIGC, che si chiamava La Città Futura, smette di fare questa cosa e fonda una casa editrice che si chiama L'Isola Trovata, e che negli anni successivi inizierà a pubblicare una rivista che si chiama Orient Express, che vedrà di nuovo il, come dire, rinascimento del fumetto italiano, pubblicando gente non solo come già citato Manara, ma Magnus oppure Giardino e così via. Veramente una collana fondamentale, diciamo. Ecco, per darvi un'idea di tutte le cose che succedono, di quanto questo cambiamento non sia soltanto un cambiamento legato ad una grafica, ma corrisponda ad una innovazione molto più profonda. Poi tornerò a parlare del Male e di Zac, ma vorrei prendermi qualche minuto per parlare di questa trasformazione del modo in cui il fumetto viene visto dall'opinione pubblica. Appunto, vi ho detto prima, no, che sta perdendo questa connotazione di intrattenimento per bambini che lo aveva sempre caratterizzato, e invece comincia ad essere percepito come una forma di comunicazione adatta a tutti i temi, e anzi capace di veicolare una carica polemica e politica in senso lato, come forse in quel momento sapeva fare solo la radio. Nemmeno più il cinema, che allora ha un momento di appannamento, ma probabilmente la radio, che era più diretta e immediata. E come la radio, peraltro, il fumetto è ritenuto uno strumento di comunicazione dai costi molto bassi,
che è, diciamo, concepito come, nella percezione diffusa, come qualcosa di semplice da fare, e difatti escono anche un sacco di porcherie, cose molto brutte a vedersi, ma è uno strumento che viene utilizzato, diciamo così, dal basso, così come la radio era, in qualche modo, poteva essere considerato uno strumento capace di dare voce a chi questa voce non ce l'aveva, non sapeva come esprimersi. E soprattutto uno strumento di immediata comprensione. Quindi ovviamente perfetto per rappresentare tutta la temperie culturale che attraversa il mondo giovanile. Però questa trasformazione viene in qualche modo recepita anche dall'opinione pubblica. Cominciano a parlare del fumetto le riviste, i settimanali d'opinione. L'Espresso dedica per esempio, alcuni numeri monografici, alcuni inserti proprio al fumetto politico. C'è uno che si intitola Professor Snoopy, che parla proprio del fumetto politico. C'è la televisione che comincia a indagare questo fenomeno nei programmi di approfondimento, quindi sono, dei servizi di approfondimento, su Valentina, per esempio, anche se Valentina era nata negli anni 60, ma lo fa anche con delle trasmissioni che sono proprio, dedicate alla satira, e alla satira disegnata in particolare. Ce n'è una che si intitola Il Diavolo e che va in onda su Rai 2 nel 1977, era condotta da Antonio Ghirelli, un giornalista, alla quale peraltro partecipa anche Pino Zac, che viene intervistato proprio all'interno di questa trasmissione. Ma Pino Zac partecipa ad un altro programma in cui la satira e il disegno e l'animazione hanno un ruolo importante. Si chiamava Come mai, comincia nel 78, e in ogni trasmissione Zac aveva due momenti, fra l'altro la chiudeva con un piccolo film animato, una striscia animata conclusiva. Allora, come vedete, è un processo che ormai si è affermato. Allora, se si afferma allora, alla fine degli anni 70, chiaramente bisogna vedere dove nasce. Non ve la faccio lunga, è un processo che noi possiamo far risalire almeno all'inizio degli anni 60, quando c'è un doppio cambiamento nel mondo, diciamo, dell'industria culturale in senso lato, e cioè la nascita di Diabolik da una parte e di Linus dall'altra. Linus è la rivista che precorre l'idea che il fumetto non sia soltanto un intrattenimento per ragazzi, e quindi si rivolge ad un pubblico molto più ampio, più adulto e più colto, anche se numericamente esiguo. Mentre Diabolik ha proprio come oggetto quello di rivolgersi ad un pubblico estremamente ampio, nasce per i pendolari, quindi si deve rivolgere a chi non è particolarmente appassionato alla lettura ed è un pubblico estremamente ampio ed eterogeneo. Questo è il segnale che il paese ormai è entrato, no? In pieno nell'approccio a una piena industria culturale. Ormai è un paese pienamente industrializzato, è un'industria culturale che ingloba anche il fumetto. Allora, attraverso questo lungo processo, che comincia allora e che poi conosce una serie di svolte che non starò a raccontare per questione di tempo, finalmente alla fine degli anni 70 il fumetto ormai ha una dignità pari a quella riconosciuta da altri strumenti di comunicazione. Una prova? Beh, nel 1978 esce La storia d'Italia a fumetti, scritta da Enzo Biaggi, tra il 78 e l'81, sono 81-82, sono tre volumi, in cui alla scrittura di Biaggi corrisponde il lavoro di moltissimi disegnatori di levature molto diverse, moltissimi molto famosi, fra cui l'onnipresente Manara, che ho già citato molte volte, ma ce ne sono tantissimi altri, Gattia, Piffaerio, eccetera, eccetera. Ecco, tenete presente, questa cosa secondo me è ancora da tenere presente: se la Mondadori investe in un progetto del genere, vuol dire che per il fumetto c'è un mercato potenziale molto ampio. Ebbene, c'era davvero, perché c'è un amplissimo arco di pubblicazioni in quegli anni, che vanno dalle pubblicazioni per bambini al fumetto per adulti.
Allora, il fumetto per adulti in genere viene trascurato e, diciamo, criticato, pur con le dovute ragioni, chiaramente, ma è molto interessante dal punto di vista industriale, perché ci fa capire che il fumetto può parlare a pubblici non interessati alla lettura e soprattutto ha una capacità, come dire, di penetrazione, e, scusate, il gioco è un po' brutto detto così, va bene, però ha una capacità, diciamo, Disseminazione. Non trovo più una parola giusta, di entrare, diciamo, molto presso tutte quante le classi sociali. L'autore, l'editore che faceva il maggior numero di collane, ne faceva addirittura 200, cioè pensate, 200 testate che andavano più o meno in edicola. E quindi questo significa avere anche un gruppo di autori che si formano lì dentro e poi dopo diventeranno autori mainstream. Quindi diciamo, anche questa è una cosa importante, e sempre dal punto di vista industriale sono gli anni della invasione Marvel, dei primi fumetti Marvel, dall'inizio degli anni 70 fino ai primi anni 80 sono gli anni in cui l'editoriale Corno pubblica decine e decine di fumetti della Marvel, che sono il luogo dove si forma anche una generazione dal punto di vista della cultura grafica e così via. Sempre l'editoriale Corno fa riviste simili Linus come Eureka, ma anche Bonelli, quella allora si chiamava la Cepim, ma anche Bonelli sta ampliando moltissimo le testate, rivolgendosi a pubblici diversi. Nel 1975 nasce un personaggio nuovo che si chiama Mister No e che per la prima volta è un antieroe, quindi si rivolge ad un pubblico diverso, a sensibilità diverse, che in qualche modo è un po' il segno del cambiamento dei tempi. E poi ci sono cose più sperimentali, sempre di quella che poi sarebbe diventata la Bonelli, testate come una collana che si chiamava Un uomo, un'avventura, che era una collana di numeri monografici fatti da autori sempre diversi che raccontavano sempre l'avventura ma in contesti storici reali, e quindi anche qui si mescolavano, come dire, il fumetto popolare e il fumetto autoriale. E poi c'è un'altra testata regolare questa volta che si chiama Ken Parker, che nasce proprio nella fine degli anni 70, un western atipico che si ispira ai film western, diciamo così, quelli dalla parte degli indiani, no? Da Corvo Rosso non avrai il mio scalpo e così via, ma soprattutto è nutrito di temi e di idee, diciamo così, sessantottesche, dall'importanza dell'educazione come motore di liberazione individuale alla libertà di parola, dalla difesa delle minoranze oppresse a tematiche di genere. È un lavoro che si muove sia dal punto di vista dei testi, i testi di Berardi, ma anche dal punto di vista grafico, con una sintesi grafica di Milazzo che raggiungerà nel giro di pochi numeri delle vette veramente altissime mai viste in un fumetto popolare. Allora, tutta quanta questa lunga carrellata, quasi finito, torno finalmente al punto conclusivo, e cioè il male, che nasce, come vi dicevo, nel 1978, che è in qualche modo nel cuore, diciamo, di questa dinamica che vi ho un po' raccontato. Allora, io comincerei per raccontarvi brevissimamente, impossibile raccontare il male ovviamente, ma per dirvi almeno come nasce, comincerei però dal momento in cui non c'è ancora, cioè dal 1977, perché allora, come vi raccontavo un minuto fa, Pino Zacca viene intervistato da Antonio Ghirelli in televisione, e Ghirelli gli chiede informazioni sul suo lavoro di, appunto, di satiro, di persona che fa satira in Francia. Zacca lavorava con le Canards Enchaînées, e Zacca dice che in Italia non c'è ancora una rivista di questo tipo, ma però lo spazio giornalistico c'è. C'è lo spazio giornalistico per fare una rivista di satira dura e violenta. Sono proprio le sue esatte parole. Questo violenta lo ripete più di una volta in un'intervista di pochissimi minuti, quindi era una cosa che proprio ci teneva a dire. In quello stesso anno Zack stava lavorando al Quaderno del Sale, che era nato come una rivista umoristica, e però lui e un altro gruppo di autori, Vincino, Mannelli e altri, lo stavano trasformando in qualcosa di diverso, appunto in una rivista di satira dura. All'editore questa cosa non gli piace tanto e quindi lo vuole mandare via.
Allora, come, e adesso come dire, mi rifaccio a quello che racconta Vincino su questa cosa, che ha scritto un libro sul male, poi adesso abbiamo Mannelli, abbiamo Sparagna, sentiamo loro che ci raccontano, ma io per ora vi dico quello che dice Vincino. Vincino dice che appunto la nascita del male deriva proprio dall'allontanamento di Zack dal quaderno del sale, perché lui la stava cambiando radicalmente e l'editore lo vuole mandare via. Siccome Zack non era soltanto il direttore, ma, dice Vincino, era anche la nostra guida, allora quando lui gli racconta che lo vogliono mandare via, dice no, non sei tu che te ne vai, siamo noi che ce ne andiamo e lasciamo da solo l'editore. E il giornale ce lo facciamo da soli. Tant'è vero che il male, se voi vedete le prime copertine, il male ha esattamente la stessa testata del sale, proprio lo stesso logo e così via. Quindi, riuniti a un tavolo di un'osteria romana, nasce questa testata nuova, di cui fanno parte, oltre a Vincino, Sergio Saviane, che era un umorista che scriveva, fra le altre cose, un giornalista che scriveva sull'Espresso, c'è Vauro, c'è Jacopo Fo, c'è Mannelli e così via. Oh, c'ero io. Sì, lo so, visto arrivare, l'ho detto prima. Se n'è andato su. Stiamo parlando dei primi tre numeri. Allora, e difatti poi vogliamo l'altra versione. Lui è Massimo Saccari, sì. Oh, certo. La versione originale. Oh, scusate il ritardo. Allora, finisco, scusatemi. Fate finire. Allora, scusatemi, finisco questa cosa. Appunto, poi sentiamo le altre voci che sono ovviamente che sanno le cose dal vero, insomma, non come me che le ho lette. Allora, dicevo che Zack dirige soltanto i primi numeri, ma l'impronta che lascia su questo giornale è fortissima e basterebbe ricordare la copertina del primo numero, che è molto famosa, la trovate facilmente tutti quanti se la googlate anche in questo momento per chi non l'ha mai vista, si chiama La misura è colma ed è un vaso da notte disgustosamente traboccante e fumante e decorato con i volti di Andreotti, di Berlinguer, di Craxi e di La Malfa, cioè dei principali protagonisti. E ci sta? Fantastico. Dei principali protagonisti politici. E Vincino dice, da quel disegno emergeva tutta la nostra opposizione irriguardosa e sfacciata, senza briglie o autocensure. Allora, questo giornale nasce e diciamo cresce molto rapidamente, arriva a vendere oltre 140.000 copie, ma soprattutto lascia un segno profondo nella satira italiana. Basterà ricordare una cosa che è famosissima, le false prime pagine, un'invenzione geniale e meravigliosa. Non è strettamente una rivista a fumetti, dal tema da cui siamo partiti, ma sicuramente è collegata, perché appunto vi collabora quel gruppo di autori che vi dicevo prima, che aveva lavorato a Cannibale, ma appunto diventa qualche cosa di, e che poi germinerà a sua volta Frigidaire, appunto, e di cui magari appunto ci dice qualcosa. Sì. E che però, attenzione, lo dico appunto per i più giovani, non è semplicemente né una rivista a fumetti né una rivista di satira, ma non è soltanto questo, ma è una, direi, rivista fondamentale nel panorama culturale italiano, che anticipa anche molti temi di cui non si parlava. Ecco, allora l'ultima cosa che voglio dire, veramente ho preso veramente troppo tempo, l'ultima cosa che voglio dire, questo gruppo di autori e anche queste riviste fondamentali di questo periodo vi fanno capire anche come sta cambiando il fumetto, il disegno, l'illustrazione, la satira in quel momento, perché in queste riviste questi autori che vi ho citato mescolano in continuazione alto e basso, underground e mainstream, lavorano contemporaneamente su riviste, diciamo, per adulti e su riviste per ragazzi. Faccio, a parte il caso di Pazienza, molto noto, Scozzere uguale, ma vi faccio l'esempio forse più clamoroso, che è quello di Mattioli, che pubblica su Frigidaire e sul giornalino, cioè due cose che più lontane non si potrebbe immaginare. E questo direi che è un passaggio cruciale per capire il contesto all'interno del quale ci si muovono le cose di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie. Grazie mille, grazie ad Andrea per aver appunto
contestualizzato la figura di Zacca. Tra l'altro prendo due minuti per dire, appunto, Andrea faceva cenno a precedenti incontri che ci hanno visti insieme appunto a parlare di Zacca, e faceva riferimento ad un convegno che si è svolto a novembre presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Padova sulla cultura visuale, il fumetto e il linguaggio politico, in cui appunto abbiamo discusso e parlato di in qualche modo di prospettive disciplinari che attorno a Pino Zacca ci portano a dibattere di temi che sono ampi, come può essere ampia ad esempio la comunicazione politica. Tanto uscirà un fascicolo per chi fosse interessato, per chi fosse interessato uscirà un numero monografico della rivista Italia Contemporanea, che appunto è un po' l'esito di questo convegno, e ci sarà anche un pezzo di Andrea che entrerà ancora di più nello specifico rispetto appunto a questo periodo così complesso e, come abbiamo stato, così ricco dell'Italia repubblicana. Grazie Andrea, chiamerei Olivia Di Michele, archivista, collaboratrice della Fondazione De Marchi. Esatto, che è qui a raccontarci di una cosa molto interessante, cioè del progetto di digitalizzazione dei primi materiali appunto inventariati dell'archivio, tra virgolette, Zac. Ora Olivia ci spiegherà perché non si può parlare ancora di archivio Zac, che sono arrivati, come ci spiegherà lei, al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, grazie al Comune di Fontecchio, e il Dipartimento appunto ha provveduto alla digitalizzazione. Prego Olivia. Ok. Un tanto vicino, questo va bene così? Sì, se preferisci. Allora, buonasera a tutti. Come ha già detto la professoressa Troilo, io sono Olivia Di Michele. Così? Meglio? Ok. Lo preferisci qua, Olivia? Casomai, dai, magari. Vai. Ok. È un po' instabile. Così? Mm-hmm. Voilà. Così? Va bene. Okay. Eccolo qua, vai. Sono un archivista, mi sono occupata del mi sono occupata di lavorare, diciamo in questa maniera, uso questo termine perché ho realizzato non un inventario ma un elenco di consistenza, quindi ho lavorato le carte, la documentazione che è arrivata presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, e il mio progetto di collaborazione è stato realizzato grazie al Centro Studi sulla transcodificazione dell'Università dell'Aquila. È giusto dirlo, insomma, perché effettivamente a livello concreto è stato possibile con questi fondi. Quando il lavoro è stato intenso, è durato due mesi e mezzo, e il materiale è un materiale eterogeneo. Quindi si trattano di libri, si trattano per lo più di riviste, come ha detto il professore nell'intervento precedente, sono tutte le riviste di Pino Zacca, cioè parte o alcune uscite delle riviste che Pino Zacca ha diretto, con cui ha collaborato. Okay? Poi per la maggior parte dei casi sono riviste, poi ci sono dei quadri, delle grafiche incorniciate, poi c'erano due faldoni, okay? Due faldoni che contenevano, all'inizio si sperava, la professoressa Troilo sperava, qualcosa di personale che rivelasse un pochetto la personalità di Zac e non soltanto materiale riferito alla sua attività creativa. Così in realtà non è stato, perché era materiale a supporto della rivista L'Anamorfico. E poi ci sono due cassette di legno contenente dei lucidi, ok? Quindi quando appena ho iniziato a lavorare su questa documentazione, la prima cosa che ho fatto è pulirle, spolverarle, perché erano molto impolverate. In alcuni casi c'erano anche dei calcinacci, dentro le scatole di legno c'erano dei calcinacci. Poi le ho riordinate per tipologia documentaria e per ordine cronologico, ok? E ho deciso di realizzare un elenco di consistenza
che in ambito archivistico è una lista che deve permettere, deve fornire l'informazione di quanti pezzi è composto un fondo o una serie di un archivio. Scusate, questo mi dopo niente. No. Non ci piace, diciamo così. Ok. E, va bene? Ok. Che cosa è successo? Dopo il riordino, dopo aver pensato a realizzare questo elenco di consistenza, però ho pensato di inserire altri campi informativi che potessero descrivere i pezzi in maniera più analitica. Faccio un esempio: quando ho inserito i dati dei libri, okay, ho inserito anche le dimensioni, il numero di pagine, e nel campo note ho inserito tutte quelle particolarità. Ci sono libri con la dedica di Pino Zac, questo è, secondo me era fondamentale, doveva essere riportato in qualche maniera. Per quanto riguarda invece le riviste, ho inserito i numeri delle riviste presenti, ok? Proprio perché questo mezzo doveva essere anche lo strumento che un possibile studioso, ricercatore, un appassionato doveva servire per permettere l'accessibilità alla documentazione. Ok, abbiamo studiato questa documentazione, abbiamo lavorato, che cosa c'è? C'è questo, io posso consultare questa rivista. Ok. E poi invece per quanto riguarda i documenti presenti dentro i due faldoni, erano all'inizio articoli, ritagli di giornale, erano tutta documentazione riferita all'Anamorfico, perché l'Anamorfico è una rivista fondata e diretta da Pino Zac. La prima uscita sono state realizzate 5 uscite, dal novembre 1983 al marzo 1984, va bene? E poi ho letto che poi non sono andate avanti perché per mancanza di fondi. Questa è stata, insomma, quello che io ho, con l'informazione che ho raccolto. E in queste due buste c'erano tutti quegli articoli corretti, rivisti, che poi sono stati pubblicati. Ma la cosa, quindi anche in questo caso, ho riordinato la documentazione per l'argomento e per ordine cronologico. Ho realizzato dei grossi fascicoli che potessero raccogliere queste informazioni. La cosa divertente, questo mi ha fatto sorridere, l'Anamorfico per i ragazzi, insomma, un po' più giovani, era una rivista formato da 4 fogli molto grandi, piegati, raccolti poi e contenuti dentro una cartellina un po' più spessa. Sulla copertina c'era il tema che poi veniva sviluppato all'interno dei fogli. Sul retro della copertina invece c'era il titolo dell'uscita successiva. Ebbene, l'ultima uscita è stata del marzo 84. Dentro i due faldoni ci sono gli articoli selezionati che dovevano servire per la pubblicazione della 6ª uscita, che si intitolava Finché c'è la morte c'è la speranza. Fantastico. No, vabbè, fantastico. In più, i ritagli di giornale non erano altro che il materiale raccolto per la 7ª uscita, che doveva, mi sembra, il titolo fosse Il giorno dopo, quindi una raccolta sulla fine del mondo, cose del genere, esatto. Il lavoro, invece, per quanto riguarda le due cassette che contenevano questi lucidi, si è parlato del Cavaliere Resistente, beh, quei lucidi sono i lucidi realizzati da Zac per il Cavaliere Inesistente. In questo caso, scusate, ho fatto una piccola, insomma, ho tralasciato una cosa. Contemporaneamente, quando ho ordinato la documentazione, sono state realizzate delle scansioni. Ho scansionato circa 8.000 scansioni, ok? Ho fatto circa 8.000 scansioni.
però in accordo con la professoressa Troilo abbiamo deciso di scansionare tutti quei documenti che riportavano i disegni di Zac. Quindi in alcuni casi ci sono delle riviste che non presentano disegni di Pino Zac, come Il Male del 1979, chiaramente è stata ordinata, le informazioni sono riportate sull'elenco di consistenza, ma non è stata scansionata perché Zac già non collaborava più con il Male. Però ho trovato un'altra cosa. Cioè il 1978, 79 fino all'82, casualmente ho individuato, cioè casualmente, perché poi per scansionare i disegni di Zac ho fatto anche una scelta, cioè uno studio, tra virgolette, ho rintracciato questi disegni. Nel 1981 Zac torna a collaborare con la rivista per pochissimo tempo, per pochi mesi. Tra i documenti presenti arrivati all'università c'è anche questa uscita. Quindi in questo caso tra le scansioni c'è anche questo, diciamo, questo disegno. Poi Zac lascia e non farà parte più della storia del Male. Ecco, è stato sicuramente un lavoro molto molto interessante. Io spero che il mio lavoro e questo lavoro sia un inizio, perché come diceva la professoressa Troilo non si può parlare di archivio Pino Zac, questa è una parte di documentazione, ma c'è tanto altro a Fontecchio, ok? E deve essere assolutamente lavorato e messo a funzione degli utenti. L'archivio Pino Zac è un archivio che è la testimonianza dell'attività creativa di un uomo, ok? Però è altro, come avrete intuito, si presta allo studio a 360 gradi, è un approfondimento di tematiche anche diverso da quello che è il fumetto, la storia del fumetto, si va oltre, quindi io mi auguro che questo sia soltanto un inizio. Grazie mille Lidia, speriamo che appunto questo, l'archivio che verrà, speriamo che nel tempo si riuscirà a costruirlo pian piano, ma si riuscirà, grazie. Grazie a voi. Francesca Franco, introduciamo quindi un altro aspetto di Pino Zac, immagino l'aspetto del docente anche, vero? Allora, del docente, vediamo se riusciamo a direzionarlo giusto. È un po' complicato, sì, è un po' rognosetto. Sì, allora, per me Pino Zac è stata anche un po' una scoperta. Mi ricordavo delle cose viste da piccola, devo dire, c'era qualche cosa nel segno, in alcune immagini guardandolo che diceva questo è nella mia memoria. È stata una scoperta e diciamo il mio intervento è un intervento strettamente legato all'attività degli anni in cui ha lavorato in accademia, per il quale lui vince un concorso in termini abbreviati con lettera protocollata il 23 dicembre 1971, quindi è per l'anno accademico. Piero Sadun, il primo direttore dell'Accademia, fa questo concorso in tempi abbreviati per aumentare la ricerca scolastica, e il corso è quello di tecnica di animazione. E all'interno dei materiali documentari che vengono allegati ci sta un curriculum dattilo scritto da Pino Zac, in cui lui racconta soprattutto i suoi film, cortometraggi che hanno avuto maggiore ricezione da parte del pubblico e della critica italiana e straniera. Sempre dalle carte che abbiamo nell'archivio risulta che lui all'epoca dell'assunzione della cattedra sia residente a Sulmona, ma che dall'agosto 69 sia a Bruxelles, probabilmente perché sta collaborando per il mensile Pour Quoi Pas, e appena dato alle stampe di Esilire per i quaderni di argomenti socialisti. Ed è già una prima pubblicazione che implica, almeno vedendo un po' la sua attività pregressa, un cambio dal Partito Comunista al Partito Socialista. Infatti, dopo aver esordito 17enne sul periodico comunista Il Pioniere,
aveva collaborato alle Vie Nuove e alla stampa vicino al Partito Comunista, Nuova Generazione, giornale della Federazione Giovanile Comunista diretto da Saverio Tutino, Città Aperta diretto da Tommaso Chiaretti. Ma erano riviste che avevano avuto tutte vita molto breve perché il Partito Comunista le scomunicava, cioè, o per motivi moralistici oppure per motivi di militanza politica, filosofia, etici, quindi non era possibile, eccetera. E probabilmente a monte di questa decisione c'è la collaborazione del 61 con Mondo Nuovo, che è il giornale socialista diretto da Lucio Libertini, e in seguito il volume appunto di Eslire, e infine è arrivato un bastimento carico di Referendum e Via Dicendum, edito dalla sezione stampa e propaganda del PSI nel 74. Il Referendum è quello voluto dal Vaticano, Democrazia Cristiana, Movimento Sociale, per abrogare la legge Fortuna Baslini sul divorzio, diciamo in qualche modo cancellando un diritto civile acquisito anche di recente, era la fine del 1970 in fondo. La cattedra di tecniche di animazione, io ho cercato in qualche modo di affrontare il periodo 71-74, sì, ma anche con un occhio diretto alla, diciamo, al film d'animazione. E con il cinema, in effetti, Pino Zacca ha intrattenuto un rapporto originale che, diciamo, risale almeno all'inizio degli anni 60, è durato un decennio e ha operato principalmente nel film d'animazione. E un suo cortometraggio del 1964, che ho potuto, sono uscita a vedere, Decima Musa, è ambientato nel Parnaso, dove abitano con Apollo le nove muse, e improvvisamente arriva come una diva del cinema, tutta a colori rispetto alle altre, erano in bianco e nero, ed è subito, diciamo, alla meglio sulle sorelle. C'è tutta una carabaia di registi, produttori, star, set cinematografici, macchinari che compongono un mondo di immagini in movimento che lotta fra idee creative e capitale, ecco, tra sessualità e censure della morale cattolica. Sicuramente il cortometraggio nasce anche come metafora dell'interesse che in questi anni Pino Zacco nutre per il linguaggio cinematografico, che probabilmente gli permette di sperimentare la sua verve creativa. E nel 64, proprio in quell'anno, è la sua prima collaborazione con la vera e propria industria cinematografica, quella vera, e si tratta della regia per l'intermezzo animato Il mondo e delle donne, all'interno del film di Mario Bolognini, La donna è una cosa meravigliosa, con Sandra Milo. L'intermezzo ottiene il premio speciale al Festival del cortometraggio della Germania occidentale di Oberhausen, e a questa prima fortunata esperienza segue nel 68 una seconda con l'episodio animato Viaggio di lavoro, regia di Pino Zacca e Franco Rossi, con Silvana Mangano come protagonista, all'interno del film collettivo Capriccio all'italiana. Siamo nel 1968 e il film è composto, come sappiate, insomma, come si sa, da 6 episodi diretti da vari registi, e uno è Che cosa sono le nuvole di Pierpaolo Pasolini. Questo contatto con l'industria cinematografica continuerà ancora nel 73, quando Pino Zacca partecipa come attore al film satirico Vogliamo i colonnelli, con Ugo Tognazzi, è diretto in questo caso da Mario Monicelli, e il film è presentato al concorso di Cannes di quell'anno. Concentrandoci quindi su questa attività, ho visto che tra il 1960 e il 69 Pino Zacca realizza una ventina di cortometraggi, in genere con la collaborazione di Vladimiro Grisanti, sono quasi tutti prodotti dalla Corona Cinematografica, e in questi cortometraggi lui mette alla berlina la società del boom economico, assillata dai soldi, dal traffico, dai rumori, la ricerca del lavoro, la burocrazia e, diciamo, anche l'omologazione ad una modernità, insomma, incalzante. Proprio partendo dal curriculum d'attivo scritto di Pino Zacca, volevo fare, spero di non annoiare, una breve disamina di quelli che lui riteneva i suoi risultati maggiori in questo campo d'attività. Ed è un curriculum, fra l'altro, che ha valso a Pino Zacca anche l'ottenimento della cattedra, non solo nell'anno accademico 71-72, ma anche 72-73 e 73-74. Quindi, ringrazio la Cineteca Nazionale e l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, perché ho potuto lì vedere diversi di questi suoi cortometraggi.
Allora, il primo cortometraggio che Pino Zacchi indica in questo curriculum è Welcome to Rome, prodotta dalla Roy Film nel 61, vince il Gran Premio di Bergamo e il premio della giuria sempre a Oberhausen. È la rappresentazione fantastica di Roma vista attraverso gli occhi dei turisti sulle musiche dei The Four Signs. La satira è ottenuta mettendo, diciamo, eccedendo, mettendo la carica su quelli che sono elementi caratteristici della città eterna, i bei monumenti, i preti che camminano per le strade, i vigili urbani che orchestrano il traffico, i mezzi pubblici affollati e i playboy che sono pronti a fare la corte a queste giunoniche turiste che arrivano. Quindi, diciamo, questo è il primo. Il secondo è l'uomo in grigio del 61. Questo è prodotto da Benedetto Benedetti e vince nel 61 il Leone d'Oro alla 22esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e nel 62 una nomination agli Oscar di Hollywood for Best Documentary Short. E racconta con ironia la difficile condizione dell'uomo contemporaneo. Da una parte tempestato da queste immagini femminili provocanti che straripano dalla pubblicità, dalla televisione, eccetera, nonostante l'incombente morale cattolica e nonostante le responsabilità familiari. E dall'altra è tempestato da un mondo che è completamente signoreggiato dal denaro. Questo tema è anche presente in un altro cortometraggio, sempre citato da Pino Zac, del 62, Pochi maledetti e subito, che viene premiato anche questo nel 63 a Oberhausen. E narra la storia di un uomo assillato dal denaro, il mondo che lui ricostruisce è tutto fatto di schede dell'estrazione del lotto e di cartamonete e alla fine insomma, questo uomo fa un patto con il diavolo e beve la pozione che il diavolo gli ha dato e si trasforma in un michelino, cioè in un mezzo franco, la moneta che vale meno in assoluto è un puntino in una folla per la strada della città vista dall'alto. E sono anche interessanti le inquadrature che lui dà alle immagini che disegna. Sempre invece sul tema del traffico c'è un cortometraggio romantico che è l'ultimo pedone del 61 e lui quindi racconta il progresso, dove ormai siamo arrivati nell'era degli spietati uomini macchina che sfrecciano nel traffico, rimane un solo pedone. E questo pedone si addormenta sulle strisce pedonali e sogna un mondo di persone che camminano beatamente per strada. Anche questo vince il Gran Premio di Bergamo per il film nel 63, il film categoria al Festival di Mannheim. Poi ci sono altri due film, cortometraggi, che prendono di punta altri elementi del boom economico italiano. Una vita bollata del 63 e raccomandata RR, quindi la burocrazia. La vita bollata vince il Gran Premio Internazionale del Cinema di Animazione, il Sigismondo d'Oro al Festival di Rimini, mentre raccomandata RR, dove c'è tutto un mondo di raccomandate, di buste raccomandate con i loro contenuti, i loro viaggi, che trova buona accoglienza a Parigi. Un cortometraggio da lui citato, quindi come degno di nota, è Uomo, Pover'uomo, Superuomo, presentato al London Film Festival nel 62 ed è girato questo in parte con attori reali al laghetto dell'Eur a Roma e in parte con disegni animati. Tutto nasce dall'incontro di un uomo e di una donna e da quello che loro si raccontano, ma anche da quello che loro contemporaneamente pensano. Ecco, quello che loro pensano è tutto disegnato. E sulle note di Sergio Battistelli, quindi in effetti il cortometraggio parla dei rapporti tra uomo e donna, due mondi che vogliono dialogare ma in fondo non si comprendono affatto. Questo soprattutto affronta anche un tema che è il nuovo potere esercitato dalle donne effettivamente. E quindi l'uomo in qualche modo, nonostante il suo passato, nonostante la sua razionalità, si trova a confrontarsi con una dimensione assolutamente nuova. Di qualche anno più tardi invece Cenerentola, tratto dalla favola di Charles Perrault, e qui vede protagonista Giancarla Raiconi, che appare sotto immagine fotografica, mentre tutti gli altri personaggi sono disegnati.
Il cortometraggio vince nel 66 l'Osella d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia e la Medaglia d'Oro al Gran Premio di Bergamo. Nel 67 ottiene anche una menzione di alto valore della Repubblica Federale di Germania, insomma dell'epoca della Germania dell'Ovest. In verità Trino Zacco qui a questo punto tralascia molti cortometraggi e punta direttamente, quindi molti cortometraggi realizzati fra il 66 e il 69, e punta direttamente in Homo Homini Lupus del 1967, che aveva ricevuto anche questo buona accoglienza a Parigi. Dietro l'espressione latina, utilizzata da, insomma, da Hobbes nel Leviatano, lui reinventa la favola di Cappuccetto Rosso. La favola di Cappuccetto Rosso per raccontare una modernità predatoria fatta di traffico, di industria, di alienazione e soldi, e modifica anche la trama della storia, perché alla fine anche Cappuccetto Rosso, attraversando tutta la strada della città per arrivare alla nonnina, anche lei si è trasformata in un predatore, quindi il lupo è lei. Adesso l'ho spoilerato, nessuno lo vedrà più, però è veramente delizioso. È veramente delizioso. Mi sono chiesta perché Pino Zac cancelli molti cortometraggi realizzati fra il 66 e il 69, e probabilmente mi sono data questa risposta, che probabilmente lui ormai è concentrato sul suo nuovo progetto. Lui ha già fatto un cortometraggio, Gatto Filippo, licenza di incidere, di 76 minuti, dove, diciamo, il personaggio delle sue strisce di Paese Sera diventava animato, ma adesso c'è un altro grande progetto, che è il Cavaliere Inesistente, appunto, al quale lui lavora, almeno dai documenti che io sono riuscita a trovare in Accademia, dal 67 al 71, perché c'è un anno di lavorazione presso gli studi Barrandov di Praga. Il film a tecnica mista è prodotto dall'Istituto Luce, combina attori reali e personaggi di animazione, riprese dal vero e riprese in stop motion, e attraverso una libera interpretazione del romanzo fantastico di Italo Calvino, uscito nel 59, dà vita a un film di armi e d'amori incentrato sulla figura di Agilulfo, il migliore fra i paladini di Carlo Magno, che in realtà è un'armatura vuota tenuta in piedi solo dalla sua volontà d'essere. Questo è un fantastico ribaltamento. A lui Carlo Magno ha assegnato uno scudiero, Gurdulù, uno che c'è ma non sa di esserci, quindi sono completamente complementari. La storia verte attorno a due vicende principali, ho cercato di riassumerlo anche per dare a chi magari può non aver letto Calvino, può non gli è saltato, insomma, avere almeno un'immaginazione di questo racconto. Quindi la storia verte principalmente su due vicende: la prima è l'accusa lanciata dal cavaliere Torrismondo, il quale mette in dubbio la legittimità dell'investitura di Agilulfo, affermando che Sofronia, la principessa salvata dai briganti per cui egli è stato investito a cavaliere, non è una principessa ma un'umile serva dei cavalieri del Valhalla. Dunque Agilulfo deve partire. Deve partire in cerca di Sofronia per provare la regolarità della sua investitura a cavaliere. La seconda vicenda è l'amore di Bradamante. È l'amore di Bradamante e di Rimbaldo per quella di Rambaldo per Bradamante. La narrazione poi è arricchita da riferimenti al nazismo, da anacronismi eclettici come le antenne Rai sulle tende degli accampamenti, la Marsigliese cantata da Carlo Magno mentre va alla battaglia, e in un finale dove si sente invece va pensiero. Quindi queste, ecco di nuovo questo modo di attualizzare, di aggiornare il racconto. Dunque, con questa identità professionale Pino Zac si avvicina alla carriera accademica. Però è anche vero che proprio in questi anni l'attività, diciamo soprattutto sviluppata negli anni 60 in ambito accademico, piano piano inizia a diradarsi a beneficio, diciamo, del fumetto. Ecco. E vorrei a questo punto almeno citare La secchia rapita e L'Orlando furioso, che sono forse i suoi due lavori principali in questo momento. La secchia rapita è un cartone animato prodotto da Franco Dodi, trasmesso il 12 ottobre del 72 nella quinta puntata di Gulp, i fumetti in TV che io amavo tanto da piccola.
E l'opera è tratta dal primo canto del poema aerocomico di Alessandro Tassoni del 1622, poema che mette in parodia la guerra consumata tra Bologna e Modena nel 1325, una guerra inaspritesi a causa di un assedio rapito dai modenesi e portato via dai modenesi come non fosse veramente il trofeo della città. I veri protagonisti del racconto sono però il narratore, cioè la caricatura di Tassoni stesso, munita di cetra ed ispirato da un malrasato Apollo. Proprio Apollo è carina questa sua reinterpretazione del mito greco. L'altro personaggio che invece emerge è il podestà modenese. Quindi di nuovo c'è la satira dell'autorità, che insomma è una delle chiavi più sensibili per Pino Zac. La recitazione è esasperata nei toni e dominata dalle cadenze dialettali emiliane, mentre ai disegni a cui collabora Giuliano D'Ignazio uniscono a un tratto sottile una ricerca di essenzialità. E questa ricerca di essenzialità è molto evidente soprattutto nelle scene di gruppo, dove c'è una massa di malcapitati che combatte senza gloria e con molto rumore, con molto trambusto, con molto caos anche. Quindi in questo modo, in questo caso, lui evoca anche le atmosfere del poema. L'ultimo punto, ce la farò? Sì, sì. Ah, ok, il video si avvicinava. No, semplicemente perché stavano andando a ruota, okay. Quindi come tutti hanno già visto. Va bene. Come dicevo, dai primi anni 70 l'interesse di Zac si muove sempre più verso il fumetto, a questa importanza il fumetto, e d'altra parte ho trovato questa frase di Pino Zac, non sono riuscita a trovare la fonte, quindi spero che poi qualcuno mi aiuti. Io l'animazione la faccio sui muri, sembrava che insomma era abituata a dire, perché l'aspetto tecnologico probabilmente non è il suo specifico punto di interesse, quanto piuttosto la narrazione, con i suoi montaggi, le sue sequenze e dietro la narrazione il messaggio, quindi ovviamente è questo. In 36 numeri non consecutivi della rivista Eureka, diretta da Luciano Secchi, dal numero 73 del 15 marzo del 1972 al numero 114 del 15 dicembre 1973, Pino Zac pubblica altrettanti capitoli, ma sarebbe meglio chiamarli canti, della parodia dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ne cura testi e disegni, quindi acquista anche un valore proprio autoriale. La costruzione dei singoli canti si articola tra didascalie esplicative, citazioni dal testo originale e proprio fumetti, quindi è complessa proprio la parte della scrittura. E in questi testi lui mostra di saper unire slang, onomatopee e ricercatesse lessicali di linguaggi d'altri tempi, quindi è particolare proprio, proprio l'apparato linguistico della storia. La trama del poema ariostesco è complessa, si intreccia attorno a tre filoni narrativi principali: gli amori di Orlando, Angelica e Rinaldo, che culminano nella folle gelosia del protagonista, e del viaggio di Astolfo sulla Luna per ritrovare il seno perduto di Orlando. E va bene. Il secondo è la guerra tra l'esercito cristiano di Carlo Magno e i Mori. Poi c'è la vicenda di Bradamante e di Ruggero, che è all'origine della casata ferrarese degli Estensi, per cui a cui l'opera era dedicata. Pino Zac segue il succedersi dei fatti, e probabilmente fatti che lui conosce sin dai suoi studi classici, vedi a cosa servono gli studi classici ancora, dai suoi studi classici al liceo Gabriele D'Annunzio di Pescara, e unisce con originalità cultura alta e forme decisamente underground. C'è un'immagine molto bella con Rodomonte innamorato perdutamente di Isabella nel canto 28esimo, che è tutto un cuoricino, gli occhi a cuoricino, la bocca a cuoricino, la corona a cuoricino, quindi un fare molto pop effettivamente. Sì, sì, sì. Okay. Quindi questo sapiente anche divertito melting pot trova espressione nel fumetto, soprattutto nella tavola finale di questo fumetto, dove si racconta il duello all'ultimo sangue fra Ruggero e il saraceno Rodomonte, e termina con la morte di quest'ultimo e la sua anima che corre all'inferno, perché naturalmente è un pagano. Zac realizza questa tavola a tecnica mista,
concludendo senza soluzioni di continuità il proprio disegno con una riproduzione del pannello di destra del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, che raffigura l'inferno, un inferno brulicante di diavoli, di mostri, di strane bizzarrie. Ecco, questo che mi ha interessato, proponendo un'idea onirica, fantastica e irrazionale di rinascimento, che è molto lontana dal modello storiografico proposto da Giorgio Vasari e mentre invece più vicina a quella più attuale proposta da un volume come l'Antirinascimento di Eugenio Battisti nel 62. Quindi anche proprio un sentire molto vicino all'attualità. Pinozac si avvicina quindi a un testo classico per restituirgli un'immagine gioiosa, fantasiosa, a tratti veramente spregiudicata. La spregiudicatezza del testo originale lui la vuole conservare. E probabilmente era un testo che inizialmente non ebbe un'accoglienza, chiaramente, proprio per la sua fertilità inventiva. Le sue deformazioni caricaturali sono ponderate, dialogano con lo spirito della storia e lo traducono in immagini. Immagini che in genere sono fedeli in qualche modo al testo, soprattutto all'ambientazione ieri, i castelli favolosi, l'isola di Alcina, la rocca di Logistilla, il campo cristiano, il palazzo di Atlante. A volte però Pinozac si prende delle libertà che vogliono infondere modernità alla storia. Ad esempio, faccio alcuni esempi, insomma, leggendo il fumetto, quando Bradamante e la maga Melissa rintracciano Ruggero in una proiezione in cinemascope. Oppure parlano al telefono nel canto quattordicesimo, per sentirsi in diretta. O nel duello in stile western tra Zerbino ed Ermonide di Olanda, con l'ambulanza che prontamente accorre in soccorso del ferito nel canto ventiquattresimo. Oppure nel canto ventiseiesimo, dove l'arcangelo Michele controlla dal cielo con il binocolo se Discordia, da lui inviata nel campo pagano, abbia sortito il risultato desiderato oppure no. Tanto che lo scrittore Carlo Della Corte, che nel 1975 firma la prefazione d'apertura del volume, perché poi è stato raccolto in volume, parla di una parodia libera ma non blasfema. Quindi un'ultima, per chiudere, un'ultima esame sullo stile del disegno e del... è un disegno volutamente che ricerca la semplicità del segno, c'è quasi un'economia nel segno, nella linea, ma a questa economia del segno si accompagna un montaggio raffinato delle scene. C'è, da una sequenza all'altra c'è molto movimento, si alternano piani diversi, dal dettaglio al campo lungo, dalle prospettive, le prospettive sono sempre molteplici, diversi sono i punti di vista. E alla fine il risultato è una fiaba vivace e stravagante, ma soprattutto una favola attuale che può parlare alla contemporaneità e probabilmente anche alla nostra del XXI secolo. Grazie, grazie mille Francesca, grazie. Vedete come, Zac si presti a molteplici letture e soprattutto quanto materiale c'è che deve essere ancora studiato, scandagliato ed esplorato. Chiamo a parlare l'ultimo relatore di questa sessione, cioè Carmine Di Giandomenico. Allora forse mi sposto? Ci senti? Mi sposto così lo vedete meglio. Tutti? Ok, ci sentiamo. Parla più vicino al microfono e ti sentiamo. Mi sentite? Ok, perfetto. Ok, scusate se non sono lì presente, purtroppo ho avuto un problema personale, quindi comunque sono tutto, tutti presenti, tutte le istituzioni, tutti quelli che hanno collaborato a questo evento. Io sono onorato qui di rappresentare l'Accademia e i ragazzi del corso di fumetto che hanno svolto appunto un omaggio a Pino Zac, realizzando appunto delle strisce siriche. Riprendendo le notizie attuali degli ultimi mesi e quotidiani. È stato bello esplorare insieme ai ragazzi il percorso svolto da Zac nella carriera, soprattutto perché è stato un rappresentante massimo della difesa dell'articolo 21, perché comunque era principalmente... Puoi avvicinare il microfono? Carmine, puoi avvicinare il microfono alla bocca, per favore? Il microfono non ce l'ho, ho una camera, quello che sentite, provo a urlare un po' di più. Ok. Va bene? Mi sentite? Scusate per il collegamento.
E niente, dicevo che Pino Zac era sì un grande illustratore, artista satirico, che comunque rappresentava anche, diciamo graficamente, con questo segno nervoso, tutta una linea di quel periodo. Basti pensare anche un po' Bruno Bozzetto, no? Quel un segno graffiante, uno sintetico, che riusciva a raccontare tante storie tra il reale e il fantastico. E dicevo appunto che comunque Zac era anche un giornalista, quindi un massimo rappresentante dell'articolo 21 della Costituzione, in quanto l'articolo 21 comunque comprende e difende anche noi creativi, il settore creativo, nel senso della libera espressione, no? Quindi di poter esporre il nostro pensiero in una libertà senza essere ovviamente troppo irriverenti, anche se comunque la satira è irriverente in sé, ma in una chiave più portata alla riflessione più che a semplice attacco effimero a se stesso. Quindi con i ragazzi abbiamo fatto un percorso e li ringrazio tutti perché sono stati eccezionali. Lì è presente anche una pubblicazione dell'Accademia, abbiamo scelto diciamo una kermesse su 100 illustrazioni di 23, ed è stato anche interessante vedere come comunque la nuova generazione si vada a relazionare con la comunicazione attuale, degli avvenimenti della nostra cultura attuale. E devo dire che c'è un cambiamento anche del linguaggio espressivo, e questo è stato molto interessante, soprattutto per me evincere di come la nuova generazione percepisca e abbia anche le proprie idee, che sono rispettabilissime, di quello che ci accade intorno. E penso che questo fosse anche il corso di Zac, quindi nel periodo storico, quindi è stato veramente intenso viverlo di prima persona, quello che poteva vivere lui nella sua epoca, nel raccontare quello che aveva intorno e nella sua interpretazione. Quindi è stato veramente molto emozionante, ringrazio veramente tutti quelli che hanno portato avanti questo percorso e questa dedica a Pino. Grazie, grazie mille per quest'ultimo intervento e io lascerei a questo punto la parola direttamente a Valeria, che introdurrà gli altri ospiti di questa giornata, che come vedete si sta rivelando piuttosto ricca. Quindi invito Valeria. Io li chiamerei tutti qui al tavolo, anche perché è un grandissimo piacere ritrovare alcune persone che diciamo, con cui abbiamo già parlato di vari progetti da poter mettere in campo, in particolar modo appunto Vincenzo Sparagna. Chiamerei al tavolo Draomira Biligova e Silvia Luminati, e poi abbiamo in collegamento il malfidato Riccardo Mannelli. Vai, vai, manda, manda. E dico malfidato perché ci ha dato sola solo due giorni fa. Ci senti, Riccardo? Sì, mi sento, sì. Qua, mi sento. Disgraziato, io sono venuto e tu no. Arrimortè. Arrimortè. Allora, come potete già insomma comprendere dall'incipit, sarà una sessione molto interessante. Conosciamo le mie spalle, esatto, maledetto. Ciao Riccardo. Ciao a non tutti. Non sai che cosa ti stai perdendo. A parte le battutacce, ma abbiate pazienza, mi hanno spiegato che avevo questo workshop che, di cui non mi ricordavo, che davo per morto, invece ho avuto un sacco di iscritti, quindi devo stare qua. Mi dispiace molto perché ci tenevo. Va bene, ti perdoniamo a metà. Sopravviverete. Sopravviveremo senz'altro, ma ti perdoniamo a metà perché comunque già sai che dovrai tornare, perché questo, come ci siamo detti, è un primissimo appuntamento di qualcosa che vorremmo costruire poi nel tempo. Come appunto dicevamo all'inizio,
nei saluti e nell'introduzione a questa giornata, vorremmo cominciare a conoscere meglio Pino Zac, non solo come artista, come creativo, come giornalista, come personaggio davvero che è riuscito a leggere nell'intimo e nel profondo la società italiana, ma anche Pino Zac persona. Pino Zac amico, Pino Zac collega di lavoro, maestro di lavoro, e io darei innanzitutto la parola a Draomira di Ligova, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. E Draomira, prova. Sì. Si sente benissimo. Scusatemi quello fisso perché adesso tengo io. Vabbè, scusa, allora, ti presenti da sola, va, così facciamo tutto questo. Ecco, si è spento. Buonasera. Sono molto emozionata. Devo ringraziare Valeria per l'invito che mi ha rivolto. Io ho insegnato per 40 anni in conservatorio dell'Aquila, pianoforte, e dopo tanti anni di pensione, questa è una alapino sarcastica che era cattivo, ricevo un invito per Pino Zac. Voglio dire, era un appuntino alla scuola dove ho vissuto, amato, appassionatamente cresciuto generazioni di musicisti di cui mamme vedo qui sedute. grazie di cuore di essere venuti, grazie Valeria dell'ospitalità, quindi vi voglio dire solo delle cose private, perché nozioni, conoscenze e lo studio su Pino sono, abbiamo sentito tante e tante se ne possono anche trovare e leggere. Direi questo, che io ho incontrato Pino Zac, si sente bene? Sì. Sono più brava sul pianoforte che con le parole, però domani si esibirà. I pensieri sono meglio, però. Ho incontrato Pino Zac esattamente nel momento che lui ha cominciato a lavorare su Cavere Inesistente. Non vorrei adesso correggere le date oppure depistare lui. Io l'ho conosciuto nel 1966. L'incontro, spero di raccontarlo velocemente, perdonatemi, non mi date parola, perché io vivevo a Bratislava ed ero una bravissima studentessa di pianoforte, dirigente, educata, prima di venire in Italia. Prima di conoscere Pino. E ho avuto una fortunata coincidenza, dove in quegli anni non si stava così tanto male come viene descritto. Io studiavo bene in conservatorio, avevo i libri, concerti, perché Bratislava è vicino a Vienna. Ma non si poteva andare all'estero, non si poteva avere il passaporto. Alcuni amici che dicono, come non potevi avere il passaporto, ma tu ce l'hai, e dove sei stato? Da nessuna parte. E perché non mi dice, ma costa troppo. Per un appunto, guardo lei perché vedo che mi segue. E io ho avuto questa fortunata coincidenza, un po' ideata dalla fantasia di mia madre per il mio futuro. Io sono riuscito a ottenere una borsa di studio per andare a un corso estivo in Belgio. Io non volevo andare in Belgio, perché a me il Belgio non mi interessava proprio. Io volevo andare a Praga, ma i slovacchi non mandano la loro brava allieva a Praga. E così io ho ricevuto un foglio dove si dice, lei va in Belgio, vado in Belgio, prendo l'aereo, Bratislava-Praga, mia mamma in treno, perché erano prezzi diversi. Arrivo a Praga, finalmente arriva il giorno che parto con tutti i bolli. Pino ha fatto un cortometraggio di carte bollate, fenomenale. E la cosa carina è questa.
Arrivo all'aeroporto di Braga e io vengo da una, diciamo, tradizione, estrazione culturale ebraica, non religione, cioè c'era qualche cosa di, che si tramanda, diciamo, non so se etnia, popolo, non voglio dargli il nome, non strettamente, ma c'è molta cosa, cura per i figli, per il loro successo, futuro, e pensa una che da un paese comunista con la cortina di ferro va in Occidente capitalista, Belgio, ah, in Belgio, grandi comunità ebraiche, eccetera. Allora io ho uno zio a Praga, una zia e mia mamma, arrivata col treno, arrivano all'aeroporto, io con la valigetta, avevo un tailleur beige che è arrivato con un pacco dall'America, dagli emigranti slovacchi. Avevo i capelli cotonati, tre piani, un trucco fino alle tempie, un abito, tacchi, non so, una cosa. E parto. Saluto, mamma, zio, aspetta, Drauska, che sarebbe diminutivo del mio nome. Ti dobbiamo dire, tu sei una stella, va bene, sei astronascente, sì. Sai suonare pianoforte, sì. Sei una bellissima ragazza, davvero. Allora stai attenta, perché tutte queste qualità faranno gola ai capitalisti. Capitalisti, io non li conosco. Allora io arrivo e con queste raccomandazioni non prendere, perdere di mira che tu vai lì, perché tu devi riuscire. Ogni mattina mio papà mi diceva, devi essere intelligente, devi pensare, devi parlare, ha fatto male perché vedi che non finisco. Allora vado, faccio salto, datemi un calcio. Allora io arrivo e vado con questo passaporto, c'ho tuttora questo passaporto con una foto che è una cosa al di fuori di me, non so neanche, solo il sorrido, una cosa bellissima. Vado lì, do il passaporto. Alla Pino, ho imparato da lui. E ciao! Do il passaporto, quello tatta. Prendo il passaporto, passo lo stornello, alzo gli occhi, Pino. Non so se avete visto qualche film suo dove siete l'uomo che gli girano gli occhi così, no? E io ho detto, eccolo il capitalista. È stato il mio incontro con Pino. Aveva una giacca, non era bello, ma aveva un fascino. E lui aveva una giacca color chiara, che praticamente quando si vedevano le giacche invernali bianche, tipo Piedipur, non mi ricordo quel tipo di stoffa, e girava e girava. Sala d'attesa, eravamo forse 4, 5, 6 con me. Finalmente si sale nell'aereo. E io mi siedo alla finestra, non sono pratica, se mi sento male, se non mi sento male, aereo vuoto, Pino si siede accanto a me, ma che capitalisti si muovono, io terrorizzata, arriva quella, all'epoca Sabena era una cosa di lusso e ti portano un mangiare, io per carità, avevo il terrore. Pino, chi l'ha visto il cavaliere inesistente? Gurdulù. Ma lui era il Gurdulù, l'ho capito tanti anni dopo. Ha cominciato a mangiare. E io non parlavo francese, non parlavo italiano, parlavo russo, slovacco, ungherese e un po' di tedesco. Lui si è adoperato a parlare in tedesco con me. In seguito poi lui raccontava che noi andavamo molto d'accordo, soprattutto all'inizio, perché lui sapeva una parte di tedesco, io un'altra. E io così sono riuscita a comunicargli dove vado. Vado a Saint-Hubert, vado a fare il corso di pianoforte e poi mi interessava di dialogare con questo capitalista che stava lì, mangiava, beveva. E io pensavo, pianoforte, vado lì, incontro altri giovani. Questo era a Bruxelles. L'indomani arrivo a Saint-Hubert, chi trovo davanti? Pino.
così ci siamo conosciuti. Poi lui mi ha voluto che io rimanessi lì, e non sono così pura e candida, ma non mi andava di fare asilo politico, veramente no. Non quegli anni, perché era 66, 67 era il boom della primavera di Praga, socialismo a viso umano, ma io dove vado in questo occidente capitalista che manco mi piaceva, cioè io non ne trovavo tutta questa bellezza, questo beneficio. E sono tornata e poi lui è venuto a trovarmi e poi saltiamo, la storia è cominciata bella, tranne questo dettaglio. Io sono tornato, ho fatto mezzo recital e mezzo corso e vado a suonare, oramai frequentavo Pino, cioè è venuta a Bratislava e vinco una borsa di studio del ministero belga per gli studi in Belgio, ma io non volevo andare in Belgio, mi sono preparato. E Pino dice, ma che bello, e adesso vieni a abitare a Bruxelles, dove lui disegnava per Courcouaba. Ma lui, nel 66, nell'aereo, a che cosa pensava? A Calvino e Cavalli Esistente, dal primo momento mi ha fatto una testa così. Per cui il Cavalli Esistente, l'ho vissuto, ho vissuto i suoi pensieri, i suoi tormenti, le sue andate a Istituto Luce. Piccolo dettaglio, io ho vinto la borsa di studio e vado a Bruxelles pensando di stare con questo uomo capitalista, almeno oramai ci eravamo innamorati, e lui riesce a avere la coproduzione tra Istituto Luce e Filmbarco, e lui va a Praga per cui lui stava a Praga a fare il film e io. E così poi la storia. Io non sono andato a Salisburgo, lui ha fatto il film, io mi ricordo il suo studio a Via di Monserrato, Massimo lo sa, dove lui faceva le animazioni, quando girava la scena dei pesci sotto acqua, era una cosa pazzesca vedere questo tipo di lavoro. E vabbè, poi io sono andato a 68, 21 agosto, Pino viene con la Mustang, dove stavo io, lui gli piaceva molto le cose comode e anche il frutto di questa società occidentale. Sì, ha partecipato al raduno della gioventù comunista a Varsavia, poi è stato espulso due volte dal Partito Comunista, lui e Tommaso Chiaretti. E niente, lui ha detto, vogliamo, adesso non vai a Bratislava, è 68-22, sono i russi. Mio padre che piangeva alla finestra, io ho detto no, non ci vado. Poi arriva il giorno che dicono i cittadini devono rientrare o asilo politico. E io non voglio fare asilo politico, non è così. Allora ci siamo sposati. E da quel momento in poi lui era molto marito in tutti i sensi, sposato, me l'ha rimarcato più volte, sei la moglie. Grazie di avermi ascoltato. Voglio ringraziare Silvia Luminati. Sono rinfiltrata a pieno titolo. No, io parlando con Valeria ho parlato di questo cavaliere esistente, ma è un'esistenza perché oramai sono passati tanti anni. Io ho pensato che cosa poteva spingere Pino, perché ha stimolato tanto, ma ha parlato di Calvino e del Gurdulù e tutti i personaggi. Ho vissuto questo film, che cosa era di oltre il romanzo di Calvino e oltre i disegni, il mondo, la, non so se si dice commistione di stili e di storie eccetera, e io mi abbia coinvolto, io dico sì, ma io voglio, ma c'è qualcuno che parla di questa esistenza non esistente, questo non essere? E Valeria dice, ma no, ma è interessante, a me fa piacere, ma se trovo una persona, eccola là. Eccola. E abbiamo lavorato, pensato, scritto, ha scritto parlato lei. Parlato molto. Io parlo meglio e scrive lei. Sì, io mi sono... E la ringrazio veramente di cuore. Grazie a te. Spero si senta.
Allora, io mi aiuto perché insomma, abbiamo parlato tanto, riflettuto, studiato, letto, visto il documentario, visto il film, riletto il libro, però insomma il filo del discorso che ci teniamo a fare è questo. Allora, io Dramira l'ho conosciuta 3 anni fa, bene, forse da più anni ci conosciamo, però ci siamo conosciuti bene in occasione di uno spettacolo di poesia. E io non conoscevo affatto Pino Zac finché lei non me ne ha parlato. Però appena mi ha nominato Pino Zac, subito mi è tornato alla memoria il male che quando io negli anni dal 75 all'80 frequentavo un liceo scientifico romano iperpoliticizzato e super rosso, era affisso a tutti i muri della scuola, quindi il male era il nostro quotidiano. Io già scrivevo poesie, perché evidentemente l'impegno politico, specialmente quello di quegli anni, abbastanza violento, che mi ha anche traumatizzato in qualche occasione, non mi sembrava sufficiente, non mi forniva le risposte che cercavo. Però sono legatissima a quegli anni, perché si può dire che negli anni del liceo si vive l'adolescenza, quindi le prime esperienze di tante cose, soprattutto i primi rapporti fuori dalla famiglia che sono fondamentali, che segnano molto. Quindi io sono stata un'adolescente triste, arrabbiata e confusa, e ne ho conosciuti altri che mi sono molto cari e di cui ricordo benissimo tutti gli abbracci, e che posso definire, per quanto incasinati, esseri umani a pieno titolo esistenti, del Cavaliere. E anche Calvino l'ho conosciuto dopo, perché i programmi del liceo scientifico non arrivavano a Calvino, all'epoca, almeno all'inizio proprio del Novecento, si fermavano. E quindi c'era tanto altro da fare, oltre a leggere il male, collettivi, assemblee, gavettoni, corteggiamenti, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo arrivati dopo a questi pensieri. Quindi in quegli anni, però, come per Dramira dall'altra parte del mondo, per me nasceva la personale ricerca che mi avrebbe fatto incontrare Dramira, cioè quella sulla realtà umana che abbiamo cercato di indagare anche in questi lavori, sia di Pino Zac che di Calvino. Cioè cosa fa ammalare gli esseri umani e rende disumana la società, e cosa invece gli fa stare bene. Abbiamo scoperto nel corso della vita, grazie soprattutto agli artisti, che questa è la ricerca di tutti quelli che minimamente pensano e approfondiscono le cose. Quindi siamo qua a celebrare queste due persone, che sono anche due personaggi, che questa ricerca l'hanno abbracciata, sia Calvino a 100 anni dalla nascita che Pino Zac nei luoghi dove ha scelto di vivere. E gli siamo grati, siamo loro grati a tutte e due, per l'onestà e la pulizia che traspare dalle scelte artistiche. Abbiamo visto, possiamo constatare che sono quasi coetanei, sono una nota così divertente, entrambi nati in posti dove poi non hanno mai vissuto, ai quali non si sentono di appartenere. Calvino ha chiuso la trilogia dei nostri antenati con Il Cavaliere inesistente nel 59, e Pino Zac ha scelto di disegnarla e animarla circa 10 anni dopo. Ci siamo chiesti con Dramira come mai Pino avesse scelto proprio quest'opera in quel momento storico, agli albori degli anni 70, e quindi vi raccontiamo brevemente i nostri pensieri. Quindi abbiamo da un lato Calvino, intellettuale coinvolto dal clima dell'impegno politico del dopoguerra, che scarta il realismo e sceglie il romanzo morale, in cui racconta con la leggerezza della fiaba una serie di personaggi scissi alla ricerca dell'umanità perduta, rappresentata come menomazione del corpo, che è carente, distante o addirittura non c'è. In questa ricerca capisce che il sentire del corpo permette l'autocostruzione del proprio destino, e in questo dà un ruolo importante al rapporto con la donna, che sente già certa di sé. Non c'è una ricetta miracolosa, ma solo nella dialettica si impara ad essere. Per questa via denuncia i problemi della società e la derivazione di essi dai problemi dei personaggi, problemi che riconosce anche come suoi, fiducioso che sia possibile liberarsene. Dall'altro lato abbiamo Pino Zac, intelligentissimo, uomo d'azione, impegnato politicamente, sceglie il disegno e la satira e si confronta con la ricerca di Calvino dell'umanità totale, probabilmente ammettendo che le carenze dei personaggi in qualche modo riguardino anche lui. Zac aggiunge alla leggerezza di Calvino quella del disegno e la amplifica usando la musica ed estratti della retorica civile e politica del suo tempo per mescolare i piani temporali e rendere più caustica la stessa denuncia. La narrazione scorre parallela, fedelissima, tocca gli stessi punti chiavi, ma risulta in generale più sarcastica,
specie nel finale, lasciando intravedere, a nostro avviso, al contrario di Calvino, una sfiducia nel possibile cambiamento. Sfiducia che probabilmente noi abbiamo pensato di attribuire proprio a quei 10 anni tra l'uscita del libro e quella del film, nei quali si era assistito purtroppo al fallimento dei movimenti del 68 e che motiverebbe l'inasprirsi della satira di Zac con la fondazione del sale e del male, che comunque ribadisco punto di riferimento di tutti i liceali degli anni 70. Tutta la trilogia calviniana dei nostri antenati rappresenta esseri umani che hanno perso la loro pienezza umana. Il Visconte dimezzato dice una storia di parzialità, di mancata realizzazione. Il barone rampante parla di difficoltà di rapporti umani, scelta di distacco. E infine il cavaliere inesistente, leggermente più ottimista, di vuoti formalismi e presa di coscienza di essere al mondo, ma anche di autocostruzione di un destino imperfetto, in quanto tale umano, possibile ma imperfetto. Sono tutti e tre racconti di scissione mente-corpo e dei suoi esiti nella vita sociale, dove la mente è ben rappresentata nel lavoro di analisi e critica, nei pensieri, nelle riflessioni, anche nei tormenti della coscienza dei personaggi. E quello che manca o si sottrae è il corpo, il veicolo di sensibilità inconscia, lo strumento necessario alla capacità di immaginare e alla nascita degli affetti. I personaggi rappresentano, lo dice lo stesso Calvino in una premessa al libro, vari gradi di esistenza dell'uomo, rapporti fra esistenza e coscienza, soggetto e oggetto, la storia delle nostre possibilità di realizzarci entrando in contatto con le cose. Con essi l'autore intende raffigurare la condizione dell'uomo contemporaneo, della modernità e le vie di raggiungimento dell'umanità totale. Quindi abbiamo Agilulfo, che non esiste, è fatto dei residui di volontà dispersa nel mondo dagli uomini, è solo ragione, regola, vuoto tecnicismo. Teme il sonno perché, non avendo la memoria del corpo, dell'infanzia, non ha il pensiero senza coscienza, l'inconscio, e quindi per lui dormire non significa sognare, ma solo scomparire. Allo stesso tempo però prova rabbia e invidia molto umane per il corpo altrui. Questa nota, secondo noi, genera una simpatia da Calvino, penso che voglia in qualche modo che Agilulfo ci sia anche un po' simpatico, perché potrebbe parlarci della nostra identificazione con lui e anche di quella di Calvino. Poi c'è Gurdulù, che è solo corpo, assimilabile a una realtà animale che non ha sviluppato la fantasia e la linea identitaria della creatività, nel caso di Zac, linea per termine giusto. C'è Rambaldo, che è tutta passione per l'ideale, vendetta o donna da conquistare che sia, una passione che tende a innamorarsi di se stessa senza entrare davvero in rapporto con l'oggetto che di volta in volta la genera. Dall'altra parte abbiamo l'universo femminile con Suor Teodora, che è anche bradamante in cerca dell'uomo ideale. Lei che si innamora dell'idea dell'amore perfetto a Girulfo, non accorgendosi che è solo forma, racconto senza vita, senza l'imperfetta capacità di amore di un uomo vero. Ma anche Sofronia, la vedova Priscilla, l'una stanca di essere salvata da un uomo che la relega in una categoria da assistere per ideale cristiano, vergine, sola, indifesa. L'altra che si fa talmente soggiogare e ingannare dal racconto nozionistico ed evasivo di Agilulfo da rendere quasi reale un rapporto fisico che non c'è stato. Quindi tutti questi personaggi risultano monodimensionali e dovrebbero fondersi in uno solo per avere le caratteristiche tridimensionali di un essere umano, cioè fondere la mente al corpo, il maschile al femminile, accettare l'imperfezione ma anche l'incertezza che dà la possibilità tutta da costruire di realizzarsi, confrontarsi con il timore di avere rapporti veri che sfidano ma nutrono e trasformano. Senza la sensibilità del corpo connessa a quella del pensiero senza coscienza, non si è pienamente umani, non ci si può evolvere. Si rischia di rimanere fermi, cristallizzati in un ideale irreale che, non realizzandosi mai, può creare una solitudine desertica che rende inesistenti oppure rabbiosi e violenti. Senza il corpo si perdono gli affetti, viene meno la sensibilità necessaria a mettersi in ascolto e in rapporto con la realtà del mondo e degli uomini. La stessa realtà che ti attira in un bacio e che poi, nella solitudine piena di rapporto vissuto, fa nascere una poesia. Grazie davvero a Draomira e Silvia per questo primo approfondimento, diciamo, il primo ingresso nella vita privata di Pino Zac. E dopo aver conosciuto
alcuni episodi di questo comunista capitalista, diciamo che insomma, lo scopriamo ogni giorno qualcosa di nuovo. A questo punto chiedo a Vincenzo Sparagna e poi a Riccardo Mannelli di introdurci nella diciamo, prospettiva di Pino Zacco come maestro e collega di lavoro. Facciamo parlare prima Riccardo. Allora parla prima Riccardo. Vigliacco. Vigliacco. Se ci sono domande. No. Ricca, ma anche parlato già le domande. Ma sai, così da Chito parlare vagamente di Pino Zacco, che io ho sempre considerato il mio levatore, e molti di noi, compreso Vincenzo, credo lo considerano tale, levatore in senso come la levatrice, solo che adesso si deve usare politicamente corretto fra maschio e femmine, però secondo me sarebbe più una levatrice, nel senso che è poi una levatrice, perché nel giro di pochissime settimane dopo averlo incontrato la prima volta a Milano, dopo pochissime settimane eravamo già tutti nel suo trip, aveva una capacità coinvolgitiva e anche empatica nel trascinarti dentro le situazioni più torpide e veramente più turbi anche, ma più divertenti. Veramente ho incontrato all'improvviso una personalità molto rara, sebbene io avessi già esistenzialmente qualche esperienza, non avevo 20 anni, 20, 21 anni. Avevo gironzolato un po' per l'Italia, ma niente di più. Lo incontrai in questo frangente perché mi chiamò, mi telefonò a casa e ancora andavo a Pistoia. Era andato a lasciare il disegno in redazione del Sale a Milano perché stavo cercando di... Riccardo, scusami, potresti alzare un po' la voce o avvicinarti al microfono del tuo computer? Sì, e io il microfono non so dove, credo che sia dentro. Allora alza la voce. Mi sentite? Sì. Sentite adesso? Un po' meglio? Sì. Se mi avvicino e vengo lì da voi, più di così non può. Allora, stavo dicendo che mi telefonò perché io avevo lasciato dei disegni satirici nella redazione di questo stampo quindicinale che trovai in edicola. Io avevo bisogno di guadagnare soldi e quindi ci provavo con tutti, facevo due o tre viaggi, Milano, Torino, dove c'erano le redazioni, a Roma ancora non c'era niente da questo punto di vista, e quindi mi telefonò, trovò i disegni, mi telefonò e mi disse: vieni subito perché io sto rinnovando il giornale e l'ho preso io, ma sono Pino Zacco. E io dissi: chi? Scusi? Perché Pino all'epoca in Italia non era conosciuto nemmeno da chi era un po' come me addentro a certe cose, non tanto all'epoca, però comunque gli autori che cominciavano a diventare famosi con Linus e altri erano Perico e Pirella e altri. Chiappuri all'epoca, lo stesso Forattini, però Pino Zacco francamente io l'avevo, non mi ricordavo da... Poi mi ricordai invece che avevo visto il film Il Cavaliere Resistente, che mi aveva sconvolto, mi era piaciuto tantissimo, anche perché ero amante di Calvino da ragazzo. Quindi bene, mi chiama questo tipo molto baldanzoso, mi dice: vieni subito. Io non c'avevo una lira, che vieni subito? Aspetta, parliamo, organizziamo. No, devi venire subito qua, ti paghiamo il viaggio. Benissimo. Arrivo a Milano e mi ingaggia subito in redazione. E c'era questo, ma con un fare così scontato, che io dicevo: questo o mi sta prendendo per il culo, oppure non so, è un po' strano. No, tu devi immediatamente, quindi arriva il padrone di
questa situazione del quaderno del Sale, padrone editore, che poi si viene a scoprire che era un venditore, mi sembra di ricordare, di ferri da stiro, e mi fece subito un contratto. La prima sera, saltò a un ristorante, prima di andare a bere, mi fece un contratto per, non me lo scorderò mai, per 500.000 lire al mese. Roba che mio padre, dopo 25 anni di lavoro impiegatizio in una ditta anche abbastanza solida, prendeva intorno alle 750.000 lire. Per cui ero già quasi... Io tornai a casa, che ero chiaramente al settimo cielo. Dopo si cominciò a fare i primi numeri in redazione e lì mi si aprì il mondo, su cui poi mi sono sempre dimensionato, perché solamente le prime riunioni di redazione, dove io mi sentivo veramente, ti dico, che te lo dico a faccia, cioè, ma nemmeno l'uscire, ero proprio intimiditissimo. Le riunioni di redazione c'erano Dario Fotto, Mario Chiaretti, Giancarlo Fusco, tutti ma nemmeno miti, un po' di più, capisci? Io andavo al teatrino a Pistoia a vedere Dario Fo e poi rimanevo pietrificato per due ore dopo. Insomma, me lo ritrovo lì davanti. Tutta questa roba qua e in più soprattutto l'impatto di contenuti nuovissimi per l'Italia. Quando si vide tutti, ci fu il primo dibattito, che Vincenzo ancora mi sembra non c'era a Milano, ma il primo dibattito dove vennero fuori i mal di pancia di tutta la redazione, compreso Dario Fo, di fronte alla primissima copertina del quaderno del Sale gestione Pino Zacca, dove c'era Andreotti che si inchiappettava alla giustizia al processo di Catanzaro. Ecco, lì io sono duratissimo, perché sono sempre appartenuto fin da ragazzo a ragazzacci di strada, quindi che gli piaceva la battutaccia, le prese in giro, eccetera. E oltretutto nella montagna pistoiese o a Pistoia, a Firenze, insomma, all'epoca c'era un tipo di comportamento anche sociale molto pesante, oggi sarebbe insostenibile forse. E quindi immediatamente folgorato da questa cosa, finalmente si può dire tutto quello che si vuole. E mentre gran parte della redazione aveva gli scrupoli moralistici oppure censori, non si può fare, insomma, un po' troppo. Fatto sta che questa, come sappiamo tutti ormai, questa prima copertina fece un botto, uno scandalo, ne parlarono tutti. Da quel punto di vista poi si fece anche due o tre numeri a Milano e lui disse: questo giornale ormai sta facendo parlare, quindi tutta la redazione si sposta a Roma, perché un giornale così si può fare solo a Roma, che è la città della politica, giustamente. Quindi io, come tutti gli altri, feci il trasloco, avevo già delle esperienze romane, e feci il trasloco, mi trasferì, ci era il primo appuntamento a via Monterone, alla redazione nuova del Quaderno del Sale. Io arrivo con la mia busta paga, con il mio contratto di 500.000 lire al mese, e troviamo i sigilli, perché l'editore se l'era data, scappando dalla finanza, era ricercato, e quindi ci si trova tutti lì in mucchio, senza più né contratti né soldi né nulla. Io ho appena traslocato con tutta casa da Pistoia e tutti sbalzatissimi. Nel giro di una giornatina, mi ricordo, allo studio di Tommaso Chiaretti, che aveva un gazebo meraviglioso, stranissimo, in mezzo a Cola di Lenzo, che poi è stato abbattuto, credo, negli anni. E c'era questo studio panoramico, tutto vetrato, meraviglioso. Lì si fa questa riunione. Io non capivo una mazza, naturalmente, non sapevo nemmeno dove ero, con chi ero. Ero in una specie di sogno metafisico, non so. E tutti questi personaggi clamorosi, giornalisti famosissimi, disegnatori. Quindi mi sentivo veramente, ripeto, più che inadeguato. E ci fu questa prima riunione dove io
Io i primi mesi del mare sono stato in silenzio, credo, un mutismo assoluto. Non ho, credo, da che mi ricordo non ho aperto bocca. Eseguivo delle cose che mi veniva suggerite e poi in qualche modo cercavo di mettermi all'altezza della situazione. E lì fu deciso per assonanza, il giornale aveva avuto un po' di successo, fu deciso e fu trovato il nuovo nome per fare un giornale indipendente, cioè indipendente voleva dire sostanzialmente senza soldi, e i soldi ce l'avrebbe anticipati il distributore Pallini, da cui erano già stati a contrattare Pino Zacchi con Vincino e avevano ottenuto il via libera, c'era anche Sergio Saviani, e quindi io mi trovai coinvolto in questa cosa, cioè che mi passò sopra la testa, e quindi era scontato per loro che io facessi parte di questa, era necessario mettere su una cooperativa per partire, altrimenti Marrini non sapeva dove depositare i soldi, e quindi sera 5 o 6 e mi ritrovai in questa prima cooperativa, ho torto collo e niente, così per assonanza nacque il nome Il Male, prima riferito ai fiori del male di Baudelaire e poi rimase Il Male. C'era François che aveva già fatto la testata del Sale nuova, che era grafica belga, che era la donna all'epoca di Pino Zacchi, e si cominciò così. In casa, prima il primo numero nella tipografia di Abete, che all'epoca era un capellone fumato, prima di diventare presidente, da lì nascono presidenti della Confindustria. E prima il primo numero della redazione era la tipografia Abete, e dopo ci trasferimmo a casa di Pino Zacchi in via dei Banchi Vecchi, e i primi numeri furono lì. Io praticamente facevo sempre il solito ruolo, ero praticamente lì, diventai usciere, quindi salì di grado. Fatto sta che mi ricordo benissimo, sono quei ricordi un po' strampalati, che uno, quei momenti che uno li rimanga presso, non so perché, ma Vincenzo, io me lo ricordo benissimo la prima volta che gli ho aperto la porta dell'appartamento di Pino Zacchi, perché mi disse: Pino, vai a aprire che c'è Terzite. E lui era Terzite del Manifesto. Quindi io me lo ricordo perché facevo l'usciere e gli andai a aprire. Il mio ruolo satirico all'epoca era più o meno quello. È vero, Vincenzo, te lo ricordi o no? Che tu facevi l'usciere, sì. Che facevi l'usciere, non lo ricordo benissimo. No, vabbè, a parte scherzi, è tutto vero, per carità. Simpatico. Aspetta Riccardo, che poi ritorniamo da te, perché poi vogliamo sapere dopo, insomma, questa attività da uscire, come è andata a finire. Vincenzo, e tu come hai cominciato la tua collaborazione, la tua conoscenza con Pino Zacchi? È una lunga storia. Dunque, no, in realtà io ho visto i disegni di Pino Zacchi quando stavo ancora a Napoli. Cioè lui pubblicava dei bellissimi disegni, peraltro, sulla rivista Mondo Nuovo, credo si chiamasse, che era la rivista della sinistra socialista, che poi si sarebbe trasformata nel PSU, insomma, dopo qualche anno. Quindi era quella parte, diciamo, più radicale del Partito Socialista, che si opponeva all'autonomismo di Nenni e del suo Dio Craxi, insomma era la sinistra, poi questa rivista era interessante in sé, era una rivista, così non era niente di che. Però i disegni di Pino Zacchi invece mi avevano molto colpito, insomma io naturalmente già disegnavo all'epoca, e avevo quando avevo 14-15 anni, insomma, ero già in questa fase che poi è maturata rapidamente, la politica sia dal punto di vista che come disegnatore. Questi disegni di Pino Zacchi mi erano molto piaciuti perché aveva questo suo stile un po'
po' secco, diciamo così, questa sua linea, nello stesso tempo elegantissima, ma anche ironica nell'essere, come posso dire, un po' pop, no? Non so se voi andate a vedere i disegni di Pino, anche quelli che sono stati prima proiettati, eccetera, si vede benissimo questo suo gusto delle volute, del segno, insomma, no? Questa sua schematizzazione dei volti che diventano dei caratteri, proprio in modo, cioè, insomma, tante cose. All'epoca su Mondo Nuovo, essendo una rivista, diciamo così, dell'estrema sinistra, il tema principale erano i carabinieri che arrestavano dei poveracci, e poi è stato un tema, questi carabinieri con il loro pennacchio, insomma, era veramente il creare un immaginario della protesta, anche, parlo, naturalmente sto parlando degli anni 60, dei primissimi anni 60, 61, 60, 61, 62. Sì, certo, certo. Va bene, basta, poi ho perso di vista completamente Piazza, che ignoravo cosa avesse fatto, non ho seguito quasi nulla delle sue produzioni di quel periodo, ero impegnato in tutte altre cose, insomma, organizzare movimenti, fare, diciamo, facevo un militante rivoluzionario a tempo pieno, come poi sono rimasto, per mia disgrazia, tutta la vita fino ad oggi. E comunque ero molto impegnato, scrivevo per il manifesto, per la mia Latina, c'era un problema della clandestinità dei compagni spagnoli, c'era stato il maggio 68, insomma era tutto un casino europeo, mondiale. Quindi non è che ho seguito più un sacco. L'ho ritrovato invece un po' di anni dopo, che era il 77, 76, 70, forse 76, sì, fine 76 o 77, probabilmente sì, ma forse meglio 77, anzi, sicuramente 77. Perché bisogna collegare per fare, quando uno racconta delle cose della sua vita, deve cercare di avere punti di riferimento. Insomma, era il 77. Naturalmente non avevo una lira come sempre, e quindi così mi sbattevo un po' per collaborare, perché sul manifesto scrivevo rigorosamente gratis, sia pure i servizi internazionali o grandi interventi, eccetera, comunque era tutto volontariato politico, poi dovevo campare. E quindi a un certo punto avevo trovato una combinazione, prima ho collaborato con ABC, con l'Avanti Regione, facendo delle cronache, non mi ricordo oggi venendo, passando da Rieti, ricordo ancora un'inchiesta sui fascisti di Rieti, e, insomma, facevo delle cose qua e là, e poi uno che stava all'Avanti Regione mi convocò, mi chiamò se potevo collaborare con una trasmissione che si chiamava Come Mai, dove c'erano dei giovani che potevano fare dei film, insomma, produrre dei cortometraggi, eccetera, eccetera. Se mi andava di fare la sceneggiatura di alcuni cortometraggi, io naturalmente mi sono fiammatato, perché comunque era una collaborazione, davano 500.000 lire a film, era una cifra per me molto significativa, e quindi ho fatto un paio di film per questa trasmissione Come Mai, uno a Barca dei Suoni, un altro era su Due Fratelli, eccetera. Comunque stavo con questa redazione che stava dalle parti di Piazza Euclide, da quella zona lì di Roma, e un giorno vedo Pino Zacco, cioè mi dicono, guarda quello è Pino, ah, Pino Zacco, dico, allora mi sono avvicinato così, ma perché avevo visto i suoi disegni tanti anni prima. Dico, tu sei Pino Zacco, mi fa piacere conoscerti, perché avevo visto i tuoi disegni tanti anni fa, mi sono molto piaciuti, complimenti, eccetera. Che fai? Dai, io poi veramente nella mia ingenuità totale, che penso sempre ad altre cose. Dice, no, ma io lavoro a Parigi, perché lui collaborava al canale Chenet, sono qua, facevo anche delle cose, delle piccole animazioni per questa trasmissione, che poi era fatta da socialisti, quindi ambienti che lui conosceva, eccetera. E dice, adesso sto per fare un giornale. Ah, dico, beh, mi interessa. Dice, tu che fai? Guarda, io sono giornalista, però al momento collaboro gratis per il manifesto, perché aveva chiuso l'altra rivista con cui avevo lavorato per un anno, che era Tempo Illustrato, una rivista che faceva, diciamo, la concorrenza all'Espresso, e poi chiuse ingloriosamente. Cioè, gloriosamente, perché chiuse perché aveva troppo successo e la cosa non andava bene, agli editori non andava bene. Comunque, vabbè, hai chiuso tutto, dicono, adesso sto così, sono libero, lavoro gratis, ma per il manifesto. Diciamo, se ti interessa, allora io sto preparando questo nuovo giornale
con Vincino, dice conosci Vincino? Sì, sì, dico lo conosco perché Vincino anche stava a lotta con Dino, quindi lo conoscevo dalle manifestazioni, devo dire, lo conoscevo così abbastanza bene, un compagno del movimento, diciamo, che disegnava discretamente, devo dire, all'epoca, ma migliorato molto negli anni. Allora parla con Vincino, così devo telefonare a Vincino, ricordo ho parlato con Pino Zacca, dice che è stato a fare il giornale, a me mi interessa, non c'è niente da fare. Dice sì, vabbè, però se ti porta Pino Zacca va bene, perché io porto altre persone, no? Dico guarda, non è che mi porta Pino Zacca, io Pino Zacca ma ancora non so, guarda, sono appena passato, ho appena parlato. Dico se me la volete vengo, se non me la volete non vengo, pazienza. E basta, poi lo lasciate perdere perché sta roba di Vincino un po' siciliano, io una volta lo so, non è che mi piacesse tanto. E neanche potevo dire, sai, mi porta Pino Zacca, che mi porta, quello mi aveva appena incrociato nei corridoi di una trasmissione. Per cui non sono andato, e infatti non sono andato né al numero uno del male, quello col famoso vaso da notte in copertina, e neanche al numero due, che pure è uscito, non mi ricordo, un'altra copertinaccia di queste del vino. E poi a un certo punto una sera mi telefonarono da casa dei Vincini, di Pino, cioè Pino che telefonò, dice guarda Vincenzo, qua bisogna però che vieni perché c'è stampo di gente, però non c'è nessuno che scrive, tu vuoi scrivere, insomma vieni a scrivere, eccetera, eccetera. Vincino è d'accordo, anche lui è d'accordo, vabbè, io se ne volete. E così sono andato il giorno dopo e si stava preparando questo numero 3 del male, che è stato l'ultimo in realtà diretto da Pino Zacca e anche l'ultimo a cui ha collaborato sia Paolo che Riccardo, che è molto più bravo di Paolo, anche se si andarono insieme, è molto più simpatico e più bravo. E comunque insomma c'erano ancora un po' tutto questo gruppo iniziale, un po' magmatico, c'era Walter Zarro, insomma, che era uno molto bravo, che non è potuto venire, mi dispiace, perché invece era un ragazzo, adesso era un uomo. Anzi, è un uomo, lo so, tra qualche anno fa, docente d'accademia, una cosa importantissima. Io purtroppo sono rimasto giornalista, non sono occupato, pur lavorando, ho la mia pensione sociale. Ma non basta. Bene, io, però, sicuramente. Va bene, cioè, avrebbe raccolto. Insomma, c'era un po' questo gruppo, e Pino subito mi investì diciamo così, del compito di scrivere l'editoriale di questo numero 3, in cui il centro della questione in quel momento politica era il fatto che Moro stava pilotando un nuovo governo, e quindi io scrissi questo editoriale firmandomi appunto Terzite, cosa che poi ha dato origine alla cosa di aprire, cioè Terzite, firmandomi Terzite, perché avevo sempre scritto cose serissime, quindi scrivere sta roba un po' tutta patafisica, un po' strana, insomma, ripescando dalle mie conoscenze di Ionesco, di Artaud, di Gargantio e Pantagruel e non so, e tante altre cose che potevo avere nel mio bagaglio, ma che insomma fino a quel momento avevo usato ben poco. E quindi scrissi questa editoriale che si chiamava O Tempora o Moro. E c'era in copertina del numero, c'era questa faccia di Moro sotto forma di un cazzo moscio praticamente, un po' tutto rugoso, con questi peli che facevano anche la sua frizza bianca, insomma, sì, esatto. Però era proprio un cazzo, nello stile di quelle grandi caricature del Settecento, dell'Ottocento, che sono in qualche modo gli animali che sono uomini, oppure oggetti che diventano persone, eccetera. E poi c'era una poesia accanto di Belli, che era appena appena trasformata, cioè la poesia originale è il cazzo, se vuol dire radica, uccello, eccetera, tutti i nomi del cazzo. Invece in questo caso era il moro, se vuol dire radica, ma poi la poesia è uguale praticamente, assolutamente identica. Era quella del Belli, ma questa cosa. E c'era questo titolato Tempora o Moro, e poi a Pino gli venne quest'altra idea, l'idea di Pino, assolutamente confermo, cioè confermo, sottoscrivo, anzi confesso che è un'idea di Pino. Di affidarmi un altro servizio, tanto perché praticamente era uno dei pochissimi che scrivevano, a parte Saviano, c'ero io, Saviano, poi gli altri facevano tutti dei pezzettini molto stitici, insomma, erano molto meno prolifici nella scrittura.
E quindi mi affidò quest'altra cosa, l'idea di interpretare il destino dei potenti dall'analisi delle loro mani. No, quindi c'erano queste mani, avevamo fatto una serie di foto di mani, poi erano le foto nostre, le mani nostre, foto tue, foto di mano. Una era attribuita a Fanfani, una a Moro, una a Andreotti, c'era una mano bucata possibilmente di Gesù Cristo, perché mi aveva messo il chiodo. Insomma, erano una... E io mi esercitai come pensate a predire l'avvenire di questi personaggi. E per Moro dissi che un certo reticolo sull'indice era un segno certo di prossima carcerazione e che il soggetto che aveva fatto pratiche zozze nascondendole sotto tutto un filosofare, dopo il tempo recente avrebbe fatto la brutta fine. Questo però uscì pari pari sul male. Pochi giorni prima del rapimento, no? Perché eravamo proprio alla vigilia del rapimento Moro. Quindi pazzesco, c'è diverse le combinazioni della cosa. Naturalmente, curiosamente, fu una specie di piccola catastrofe interna, a parte che era una catastrofe, una tragedia, il rapimento Moro, questo va da sé, per mille motivi, non solo legati alla povera vita del povero Moro, ma anche al destino tristissimo di quelli che poi lo rapirono. Ma insomma diciamo che quel passaggio fu cruciale anche per il male. Intanto si aprì subito un'inchiesta su chi era sto Terzita che sapeva già del rapimento, in realtà non pensavo minimamente che l'avessero Moro, però la cosa è andata avanti per anni. Ancora in qualche libro sul complotto che sta dietro il rapimento Moro si cita che c'era un giornale che l'aveva detto qualche giorno prima. Sempre io ero tutta questa vicenda misteriosa. Fortunatamente però arrestarono per un momento Pasquini, mi ricordo, scambiato per Terzita, perché lui era autonomo, io no, però lo rilasciarono subito, quindi non ebbe conseguenze. Poi anni dopo mi hanno dato invece una condanna come Terzita, che è la cosa più surreale del mondo, perché condannare gli pseudonimi veramente è un'attività che solo i cavalieri inesistenti riescono a fare, o i giudici inesistenti, non lo so. Vabbè, insomma, ecco, successe una piccola catastrofe interna perché Françoise Perrault, che poi era questa bellissima ragazza bionda che era la fidanzata di Gian Bibino, con cui viveva via del governo vecchio, la via dei banchi vecchi, stava a casa loro, e lui tornò a casa, insomma, la trovò che scopava con un Lionello Massobbio, che era uno di Lotta Continua, amico del vicino, che doveva essere il manager di questo gruppo. Cioè, allora Pino veramente si inferocì, ma come vengo dalla Francia, lascio il canale e scene, mi porta presto sta ragazza, la prima cosa che fa se la inchiappettano. E quindi vabbè. Lei peraltro era una persona molto simpatica, Françoise, devo dire, molto viva, molto piena di, diciamo così, non solo era bellissima, ma aveva anche questa sua naturale spontaneità fisica, potrei dire, insomma, quindi era una persona simpatica, però certo era un po' odioso. Per lui, insomma, l'ha subito come una roba e vaffanculo, ospitale, già l'ha scritto di per sé, eccetera. Ed è tornato a Parigi. Contemporaneamente se ne andarono sia Lauro che Riccardo Mannelli, probabilmente perché ci consideravano un gruppo troppo estremista, poi loro erano entrati con Pino, che non c'era più, ed era tornato a Parigi, quindi insomma il gruppo che si formò in quel momento, che dal numero 4, anzi praticamente dal numero 3, diciamo dal numero 4, è stata poi l'avventura vera e propria del male, già non contava più né Pino Zac né altri che appunto erano andati via in quel contesto, però si è formato quest'altro collettivo, un gruppo composito che veniva da esperienze sostanzialmente all'interno dei movimenti di ribellione degli anni 60, quindi vicino veniva la lotta continua. Io avevo fatto mille esperienze, non poi scrivevo per il manifesto, quindi in teoria sarei stato uno più moderato. E poi c'era una parte che aveva simpatie per l'autonomia, insomma il gruppo del male aveva delle caratteristiche politiche molto marcate e naturalmente era fuori completamente di una certa tradizione satirica, se vogliamo, rappresentata anche dallo stesso Pino. Cioè Pino Zac è stato quello che ha dato il via, no? Senza la sua figura io non avrei neanche mai avuto nessun rapporto con tutta questa storia che poi mi ha così profondamente investito, insomma, tutta la mia vita, quindi devo dire
Per me Lino Zacca è stata una figura importantissima, insomma, sia pure in questi episodi curiosi che avvengono casuali nella vita. Dopodiché però Pino se n'era andato e tra l'altro ho continuato a conservare i rapporti principali con lui perché io non facevo parte della lotta continua. Lionello Massoppio mi stava proprio con il dove, non lo potevo sopportare e quindi non c'entravo niente con la banda di anni anche di quelli che in qualche modo si erano avvicinati ma un po' per fregarlo, un po' per quello. Quindi sono rimasto molto amico e andavo spesso a Parigi anche perché avevo i rapporti con Charlie Hebdo, con gli autori francesi che venivano tradotti da noi per il male. A volte, una volta sono stato ospite a casa sua, mi ricordo, a Rue de Temple, perché lui non c'era per un periodo, insomma, ha lasciato la casa per una decina di giorni e sono stato in questa sua bellissima casa che era dove non sto a dirvi delle mie pratiche solitarie, ma c'era una collezione di riviste pornografiche assolutamente pazzesca, sembrava una roba da Rupert Thunberg in Lolita, no? Quello che dice, ho 40.000 riviste pornografiche, le più strane di tutto il pianeta, ecco, io ero un po' così. C'aveva uno specchio, mi ricordo, sopra il letto, con un manichino, un gabbiere accanto, insomma, c'erano tutti questi elementi da casa, sì, un grande appassionato, diciamo così. D'altra parte Pino era anche questa cosa che me lo rendeva particolarmente simpatico e anche affine per certi versi, era anche questa straordinaria esuberanza, diciamo, erotica che si manifestava ovunque, insomma, ecco, cioè, c'era ancora una tensione fortissima in lui che era molto bella. Comunque parlavamo del mare, parlavamo di guardare le cose a Parigi, in Italia, gli raccontavo, cioè, però l'esperienza profonda del mare, cioè quella del 78, 79, 80, fino ai primi mesi anche dell'81, è un'esperienza che lui vedeva da lontano, diciamo, vedeva dalla sua angolazione, anche culturale, posso dire. Insomma, a un certo punto poi è nato, come sapete, Frigidaire, che ho formato insieme al gruppo di Cannibale, durante quel 1980, durante il 1980, sì, e che è uscito nel novembre 80. Però a quel punto si sono scatenate un po' delle gelosie interne nella redazione del Male, di cui continuavo a firmare da direttore, peraltro. E insomma, alla fine Vincino e Angesi, soprattutto, probabilmente per evitare che io avessi, come si usava dire allora, troppo potere, perché già dirige Frigidaire, poi stai pure nella direzione del Male, qua decidi tutto tu, non va bene, eh? Ci vuole un altro direttore. Richiamiamo Pino Zacca. E lì, bene, ci fu una grossa discussione di assemblea del Male, se richiamare o meno Pino Zacca. Io ero assolutamente contrario, pur essendo l'unico che era rimasto veramente amico di Pino. Ma ero contrario perché mi rendevo conto di come posso dire, Pino stava su una sua lunghezza d'onda che aveva avuto un senso, diciamo, nella partenza di quel giornale ed era stata una presenza magistrale per tanti versi, insomma, in questo senso certo un maestro, in tanti sensi, diciamo, e anche e soprattutto un maestro nell'insegnare a noi ragazzi, perché poi era una distanza di anni, un penso una ventina d'anni di meno, cioè io avevo 30 anni, lui ne aveva avuto 50, più o meno c'era questo tipo di distanza. Però nell'insegnare a noi ragazzi, diciamo, questa, come posso dire, di prendere il coraggio a due mani e di essere editori di se stessi, cioè di non aspettare che arrivi qualcuno a scoprirti, ma denudarsi da soli, vorrei dire, che è la cosa più semplice. E quindi, insomma, fare il giornale, ecco, questa cosa che il giornale si poteva fare all'epoca, anche adesso, ma insomma in forma differente. Comunque si può fare un giornale senza dover avere per forza un editore che ti paga o qualcuno che ti garantisce, eccetera. Naturalmente il Male è partito che in tutti quei primi numeri in cui c'era Pino, almeno l'unico in cui sono stato io che c'era Pino, peraltro, e poi tutti gli altri che abbiamo fatto senza Zac,
per alcuni mesi non abbiamo preso una lira, insomma, nessuno prendeva una lira, era un giornale fatto anche quello in modo totalmente volontario. A un certo punto sono arrivate le prime 100.000 lire e ci siamo dovuti distribuire 100.000 lire a te, 100.000 a te, 100.000 a quell'altro, ma io pagavo 150.000 lire di affitto, per capire, quindi mi dovevo sbattere comunque anche in quel periodo per trovare dei soldi. Però questa cosa, diciamo, è durata alcuni mesi, perché poi in realtà con i primi falsi non tanto, Repubblica, il Corriere dello Sport, ma in particolare col falso dell'Unità che facemmo nell'ottobre, nel settembre del 78, e quello ebbe un balzo di vendite da 20.000 a 44.000 copie, e lì effettivamente fu un boom, perché poi c'era questo lungo discorso di Berlinguer in cui avevo scritto un'autocritica degli ultimi 60 anni di storia del comunismo internazionale, fatto però da Berlinguer, insomma, era molto divertente, collaborò anche bene, cioè. Insomma, da lì è partito invece un ciclo di crescita, per cui poi il male è riuscito anche a distribuire e a spendere un sacco di soldi a vuoto, insomma, in imprese che sono tutte, sono tanti aneddoti. Dicevo, Pino, per tornare al discorso, aveva vissuto questo lancio straordinario e quindi ci aveva dato, è come se avesse varato la nave, potrei dire, no? E siamo entrati in mare aperto. Poi lui ha preso il barchino del, come si dice, il pilotino e se ne è tornato in porto, però. E quindi questa nave si è avventurata nell'oceano della comunicazione affrontando le alte onde oceaniche, così dovendosi inventare una rotta, insomma, dovendosi inventare anche una nuova, un nuovo ponte di comando, insomma, avendo un altro spirito, perché in fondo quelli che alla fine pilotavano questa nave eravamo i trentenni, insomma, quindi io, Vincino, era un mio coetaneo, c'aveva, credo, un mese prima, più di me, insomma, ma niente di che, Scozia era un mio coetaneo, ed è un mio coetaneo tuttora, i più giovani, che erano poi quelli di Cannibale, avevano 10 anni meno di noi, ma per esempio già quelli intermedi, per esempio Mattioli aveva la nostra età, anche di quelli di Cannibale, quindi erano trentenni quelli che hanno fatto poi foto questo giornale, mentre Dino ormai viveva dal 78, da quando è andato via, a Parigi, quindi era lontano dal giornale. Insomma, comunque era contrario al ritorno di Pino Zacchi, che invece venne approvato in assemblea, e così è la cosa che ricordava prima l'archivista. Pino ritornò, naturalmente, vabbè, ritornò, noi facevamo l'ultimo numero del Male senza Pino, che si chiamava Il Male è morto, ed è un bellissimo numero, dove ogni volta celebravamo questo giornale che ormai era finito, Poi il fatto di ricominciare l'ora dopo, una settimana dopo. E poi uscì il primo di questi gestiti diretti da Pino, io continuavo a stare in redazione, probabilmente tutti erano rimasti lì, però Pino impostò subito la cosa, diciamo così, in una maniera, come potrei dire, eccessivamente esplosiva quasi. Cioè, il primo falso che voleva fare assolutamente sto falso, voi non sapete, voi ragazzi, eccetera, e fece un falso in cui era esplosa Montecitorio, c'erano 800 morti, non so. Poi un altro, c'era stato il colpo di stato dei generali, avevano rapito Pertini, le cavallette, non so, ecco, sono queste cose esageratissime. E poi faceva questi grandi disegni, uno lo conserva ancora, figurate. Insomma, uscì per qualche numero, il giornale era settimanale. Però questa esplosione, diciamo, di Zac che ritornava clamorosamente a fare il direttore, quindi a spaziare il giornale in un altro modo, non ebbe un grande successo di pubblico, onestamente, anzi il giornale vendeva un po' meno, allora tutto questo rilancio non era avvenuto. In realtà era avvenuto questa sovrapposizione, diciamo, impropria su un giornale che aveva trovato una sua fisionomia, diciamo, post 77, era avvenuta una sovrapposizione di una cultura che era quella straordinariamente anarchica, geniale ed importante, insomma, di Pino, che però in qualche modo apparteneva come a una stagione precedente, e questo scarto per noi ragazzi era del tutto, a me, per me era del tutto, per altri no, perché magari disegnando uno se ne accorge meno, io che scrivo, disegno, faccio tutto il resto e sono abituato soprattutto a formare gruppi, a dirigerli, è chiaro che tutta questa roba mi era del tutto evidente. Dopodiché ho provato in qualche modo a
È già l'ora di cena, non so, dobbiamo andare a dormire. Scusate. No, volevo dare la parola un pochino. Vogliono la parola anche altri. Vabbè, io sono democratico, che devo fare? Posso negare mai la parola a qualcuno? Dunque no, ma però facevo notare questo, no, chiudo soltanto, scusate, mi sono dilungato fin troppo, ma anche per un elemento di affettuosità che poi quando abbiamo presentato a Venezia questo film di Massimo Denaro, che c'era anche Dromire, e quindi insomma c'è stato un momento di grande simpatia. E dunque no, volevo soltanto segnalare questo essere Pino, un antesignano di un certo tipo di rivoluzioni, no? Anche grafiche, stilistiche, eccetera. Quindi un creatore da questo punto di vista di grandissima importanza e spessore, e un autore di grande raffinatezza, ma basta vedere i disegni, insomma, l'avevo capito che avevo 14 anni, quindi figurate, era chiarissimo da subito, lui ha sempre conservato, veramente c'è, come posso dire, questa distanza tra la linea, diciamo, di Pino Zacca, che è una linea straordinariamente culta, oltre che popolare, e una linea invece volgare, orribile, quella di Paolo, per avere i suoi elementi. Cioè quel tipo di caricatura, non di Mannelli, perché c'è un grande disegnatore, ha delle qualità straordinarie, ma Paolo ha questa sua caricatura, diciamo, miserabile, povera, debole, già vista, diremmo noi, di Frigideri, e che un po' ha preso qualcosa della secchezza di Pino, ma non la sua nobiltà artistica, diciamo così, no? E questa è un'osservazione mia, perché adesso qualche non lo dice, ci mancherebbe. C'è qualcuno che piace perfino l'Alba e non è quello che dunque scusate, passo la parola. Prego. In realtà a me dispiace tantissimo togliere la parola, perché poi questi racconti dal vivo in prima persona sono quelli che davvero arricchiscono tanto la conoscenza. Ridò subito la parola a Dromira, e però vi volevo anche chiedere fare una domanda, perché in realtà abbiamo visto come sia, diciamo, nelle introduzioni più storiche del creativo Pino Zacca e anche dalle vostre testimonianze dirette, come fosse effettivamente una persona dalla creatività vulcanica, dalla innovatività fuori dal suo tempo. Era effettivamente, come dire, una azione e una riflessione sulla società che è attualissima ancora oggi, quindi vedeva veramente oltre il tempo in cui viveva. Aveva una capacità artistica, un tratto, appunto l'abbiamo definito, elegante, raffinatissimo, immediatamente riconoscibile, ed effettivamente scorrendo le sue carte, leggendo quello che scriveva, l'inventiva, sia da un punto di vista appunto testuale che visivo, era effettivamente una persona straordinaria. Perché ce lo siamo dimenticato? No, io smetto di respirare per così, perché questa è una domanda. C'è stato, io faccio una domanda, come si dice, chi risponde? C'è stato qualche cosa in Pino Zacca, uomo straordinario, artista, intelligentissimo, ingaggiato socialmente, adesso ho scherzato, capitalista, comunista, ma è sostanza, anche perché lui era un contrasto perenne con una realtà. Lui detestava la povertà. Sì. Gli piacevano gli altri. Gli piaceva il benessere. Perché Pino in certi momenti stava in grosse difficoltà economiche, enormi. Ha avuto problemi di rapporti, di persone che hanno creduto in lui. L'ultimo periodo che stavamo insieme, lui ha avuto uno che mi ha fatto fare una mostra, e lui ha dipinto, l'avete mai visti dipinti di Pino? Lui dipingeva sulle
Non le serande, quella cosa di stoffa che si tirano giù, come tende. Si chiama? Le tende. Non erano tende. Ah, le persiane? Non sono le persiane, è una stoffa. Una stoffa che viene dal vetro. Che si tira giù. Io non so il nome di questa cosa. E queste, anche a casa a Bruxelles, erano dipinte. Cioè tu entravi, a casa c'era un cardinale che ti veniva, oppure una donna. Poi lui ha portato queste cose a Fontecchio. Sì. C'è qualche cosa inafferrabile, ineffabile della figura di Pino, perché un talento, io mi permetto di dire genio, per me era genio, voi lo dite pure e io sono contenta perché io l'ho imparato a conoscere, io avevo 17 anni meno di lui, io avevo 20 e lui aveva 37, per cui tutta la mia crescita e il mio sviluppo come donna, come individuo, l'ho vissuto accanto a lui e certi suoi contrasti erano difficili per me. Ci sono cresciuta io, oggi lo ricordo, poi io mi sono voluta separare, è partito da me, amando Pino, perché io l'ho amato, ma io volevo altro. Ma non è di questo che volevo, non mi fate. Io volevo dire un'altra cosa di perché Pino. Perché è stato dimenticato? No, perché è stato dimenticato, non lo so. Lui aveva qualche cosa. Non mi guardare per favore, ma voglio dire una cosa. Perché? È una domanda. Non aveva qualche cosa autodistruttiva? È molto interessante, certo. Questo aspetto, anche perché. Tu hai parlato della casa di Parigi, di Specchio, eccetera. Quello erano anni 70. Ma un uomo che cerca una conferma in tanti sguardi di tante donne, in tanti corpi, in tante menti, in tante figure di amicizie maschili. Lui era grande amico di Tommaso Chiaretti. Quando scrivevano la sceneggiatura, comunisti, aveva una casa a Positano che io da comunista guardavo questa villa, ma non è che voglio essere stupida, perché quando hanno detto che la moglie di Ingrao aveva la pelliccia ed era comunista, io mi sono incazzata nera perché è un ragionamento stupido, però queste contraddizioni erano profonde, erano complesse nella umanità di Pino, le sue origini abruzzesi. La mamma era Santa Croce, una famiglia, lo zio era invece un filosofo, vabbè, comunque non di questo, non lo so perché lui è sparito. Se vedrete il film di Massimo Denaro, io faccio questa domanda in quel film, perché? Tanto amato, tanto apprezzato. Non ho mai conosciuto una persona che non avesse detto: mamma, io ho dei disegni, io ho una specie di leggio dove dovrebbe essere Beethoven, Schumann, invece c'è Pino con Pompidou che al posto del pene c'è una penna e c'è la statua delle... Io ho anche dei ragazzini che mi devo girare quando arrivano, ma stanno su un leggio, perché chi entra e lo vede di adulti, questo è un genio. Certo. Perché certi geni finiscono male? Volevo dire un'altra cosa, che è un minuto solo, che adesso ho pensato quando parlavi del tratto di Pino, che è inimitabile, cioè lui era grande ammiratore di un disegnatore inglese, Birdsley, non so se lo pronuncio bene, e lui lo studiava moltissimo, talento, intuizione, genialità. Pino disegnava ore. Perché lo dico? Perché i musicisti, noi musicisti, la c'è una collega che sta distrattissima, neanche mi segue, io parlo di questo, che è anche il mio mondo, talento, genialità, fantasia, ma la formazione, senza quella non esiste formazione strumentale, culturale,
Pino aveva tutto questo. Io non mi ricordo il giorno che Pino non disegnava. Anche quando non aveva Eureka, il Orlando Furioso, vabbè, quello era lavoro commissionato, io credo che lui l'ha fatto per guadagnare, non era una cosa... infatti ho detto, questa è la faccia di Orlando, questa è la faccia di Burquapà, quando disegnava la prendevo in giro. Ma lui studiava. Il suo tratto è una somma di qualità, e una di queste è la prassi, è lo studio. Cioè, non vuole parlare di tecnica, ma lo è anche, diciamo, ma non è solo la tecnica. Disegnava ore. Voi all'Aquila avete un film di Pino che è stato girato al Teatro dell'Aquila, che si chiama Chopin e Beethoven, dove io suono pianoforte, c'è il Teatro dell'Aquila e io ho una marionetta che non mi si vede a me, era complesso, solo le mani. È girato qui, non so se voi non l'avete mai saputo o nominato, questi due sono due disegni, cartoni animati, e uno terzo dove ci sono attori e disegni è Mesamura Praga. Io non so dove stanno, se in una cineteca, se si possono vedere. Mesamura Pragri è riferito alla nostra storia, ma non ci sono io. Si vede lui, si vede la ragazza, l'attrice di Gore, e si vedono i disegni di Praga. E poi quest'altro di girato nel Teatro dell'Aquila, non lo conoscete? No. Cineteca Nazionale. Ma anche questo Chopin? E va. Io mi ricordo i giorni che l'abbiamo, anche la marionetta che se l'ha fatta costruire da... Sono all'archivio del libro del mondo democratico, purtroppo sono tutti in pellicola. Oh, sì. Le condizioni di restauro molto precarie. Ce ne hanno diversi, ma ne hanno fatto vedere soltanto tre perché gli altri non si possono vedere. Ok, grazie. Non l'hanno digitalizzato. No. Grazie. Grazie, andiamo a cena, no? Andiamo a fumare. Non tra ancora. Poco facciamo la pausa sigaretta, sì. E, no, volevo chiedere appunto anche a Riccardo, volevo porre la stessa domanda anche a Riccardo, perché poi in realtà prima si faceva riferimento a questa magnifica collezione di riviste pornografiche che veramente... Chopin e Beethoven e Mesamura Prague. E anche Bach. Bach, anche Bach, suite inglese. E, questa collezione appunto di riviste pornografiche si trova a Fontecchio ed è uno spaccato degli anni 70 meraviglioso, cioè veramente è una collezione stupenda. Al di là, diciamo, di questo limite che è quasi veramente liminale fra critica e pornografia, perché su alcune delle opere che fra l'altro vedremo domani a Fontecchio, le varie copertine che sono state citate, del Pitale, di Moro e di tante altre, c'è veramente un limite sottilissimo verso la pornografia e probabilmente in un paese come l'Italia degli anni Ottanta questo elemento diventava anche dirimente per... Quindi era una celebrazione di un autore che aveva, quindi è sparato a zero su tutti, a destra, a sinistra, al centro. Ma io non sono del tutto d'accordo, scusi. No, perché? Oddio, ma che mi ha preso? Fermatemi. Io dico, no, no, non posso, io, il mio pensiero va diversamente. E la collezione della pornografia, delle riviste, è... Secondo me non ha niente a che vedere con un disegno, una caricatura satirico di Pino, anche se potesse avere un cenno minimo di pornografia, ma non è mai pornografico. No, 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 no. Invece le riviste e i film e l'attrezzatura pornografica è una realtà di un essere umano, uomo, che attinge in questo universo oppure non universo.
Dite solo voi. Però vogliamo dire che l'autodistruttività sta nella scissione che dicevamo e che forse l'ha attirato verso Calvino, perché intelligente com'era sicuramente un pensiero l'ha fatto, anche sulle sue esigenze o le sue crisi, secondo me. Poi l'annullamento da parte della società, lo sappiamo, spesso i geni sono annullati perché è meglio non parlare che parlare contro, li facciamo sparire così, non danno più fastidio. Brava. Però ecco, se mi permettete, mi sentite? Hai fumato? Sì, sì. No, questa ultima parte è una delle cose che mi interessa di più da sempre e è stata una delle cose con cui immediatamente, fin da piccolo, mi sono trovato, appena l'ho conosciuto, in sintonia con Pino. Perché non è vero che solamente il discorso della pornografia era da parte sua un utilizzo personale, perché lui è riuscito invece tra i primissimi a trasporre quel tipo di cultura pop, che è enorme e è diventata sempre più enorme, ha cominciato a usare lo stesso linguaggio in certi lavori, proprio partendo dallo stimolo così osceno, come veniva definito, cioè però mettendoci dentro mani e piedi. Lui ha veramente avuto le primissime ispirazioni, anche trasferendo il linguaggio pornografico alla politica, una genialata in quegli anni, perché realmente molto francese come spirito. Infatti in Francia si vedevano altri rigori, ma in Italia questo non esisteva. Io ho avuto da sempre, ero già molto 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 culturalmente attratto da, soprattutto negli anni 70, quando era ancora un po' cialtrona, un po' clandestina, quello già mi era una situazione che mi affascinava. Poi ho avuto modo negli anni dopo, al male, quando l'ho ritrovato a Parigi, anche perché il canale La Cinema mi ci ha quasi trascinato lui, poi io non ci sono voluto rimanere perché era una situazione che non mi piaceva molto. Preferivo le baldorie di Charlie e compagni. Quella del Canard, per carità, tanto osannato in Italia, ma perché le persone lo conoscano poco, quel giornale, è molto paludato per certi aspetti. All'epoca poi era quasi un ministero, io c'entrai, mi proposero immediatamente un contratto in esclusiva, dovevo fermarmi lì, insomma, tutta una serie di cose che mi terrorizzarono, perché la situazione poi era monumentale, queste stanzone ottocentesche, tutto un silenzio pazzesco, sembrava stare nel carcere del Corriere della Sera, per cui, per dire, nella zona di detenzione del Corriere della Sera o cose simili, un'atmosfera un po' pomposa. Però il discorso pornografico a me anche è stata una delle cose che mi ha un po' aperto la mente, nel senso che, essendo già interessato culturalmente a certi ambiti, diciamo, sotterranei, ma non per gli scandali, ma semplicemente per capire il tempo. E Pino questo l'aveva preso, beccato in pieno, e io l'ho usata per tutto il mio percorso artistico, sia in pittura che nella satira, e quindi so anche benissimo come mai uno può essere tenuto ai margini per questi motivi. Uno dei motivi principali, e sono un po' d'accordo con Traumira da questo punto di vista, uno dei motivi principali, tornando alla vostra questione del perché sia stato o sia tutt'oggi un po' più che dimenticato veramente, perché quello che volevo dire è che non ha mai avuto un momento in Italia, in Zac, di reale popolarità. Cioè non ha mai avuto
un momento dove lavorava molto, era addentro alle cose, ma non aveva un pubblico come in Francia, per esempio. Quindi questo si è trovato nel momento di passaggio in cui si affacciava la nostra generazione, nuovissima, come ricordava Vincenzo prima, e lui si è trovato molto spiazzato, fatto sta che i ragionamenti che facevamo negli anni Ottanta, dopo quindi l'esperienza del mare, erano tutti, vertevano intorno a questa cosa, aveva un po', non voglio dire complesso nei confronti delle nuove generazioni, ma si sentiva un po' superato per certe cose, aveva anche molti scrupoli, cosa che io ci tenevo tantissimo a dire, guarda, tu sei pazzo, tu sei più nuovo di tantissimi disegnatori che stanno emergendo adesso. Però lui aveva questa anche un po' di eccesso di autocritica nei suoi riguardi, aveva tutta una serie di situazioni che lo infastidivano perché si sentiva vecchio per certi aspetti, insomma, una certa vena di quello che Draumira ha definito come un po' a livello caratteriale, un po' di vena autodistruttiva, certamente avendolo conosciuto e avendo con lui fatto esperienze diverse, questo senz'altro c'era, non fosse altro per la dispersione che l'ha contraddistinto molto, cioè partiva con le cose e poi scappava da un'altra parte, o perché era inseguito dai genitori, o perché era inseguito dai fidanzati cornuti, un sacco di motivi per cui lui comunque abbandonava molto spesso le cose in fieri, in divenire. E io sono andato anche poi uno strambissimo, nuovissimo giornale che fece per pochissimo tempo anche lì, che era un giornale che partiva dall'anamorfosi addirittura, si chiamava l'anamorfico, e a livello di innovazione anche come veste era strepitoso, e lui riusciva con la sua cultura di cui parlavate a rifare le anamorfosi come si facevano nel 400, nel 600, cioè faceva delle pagine della rivista che si potevano guardare solamente in verticale per percepire l'immagine che c'era. Era strepitoso da questo punto di vista. D'accordissimo con Draumira quando ricorda che qualsiasi talento, e talento naturale, qualsiasi geniaccio di nascita, comunque senza un grande lavoro e uno studio che io mi sono concesso anche sempre da autodidatta, è chiaro che senza quello vai da poche parti. Ecco, Pino un po' è stato dimenticato ancora prima di non esserci più, per certi aspetti, proprio perché si è trovato anche a cavallo di due generazioni e ha dato la stura a noi, e quello è indimenticabile, però poi si è sentito per primo inadeguato. Vincenzo prima ricordava i numeri immediatamente dopo, io resistetti un po' di più, Paolo se ne andò subito perché era iscritto al Partito Comunista, che lo presero per le orecchie e gli dissi fai una smentita, perché l'Unità ci denunciò come fiancheggiatore delle BR, ci ricordo, certo. Anch'io ho avuto gli strascici perché finì tutto il tamburino del giornale in prima pagina dell'Unità, quindi Paolo se ne andò subito, io resistetti un altro paio di numeri, si fecero i numeri alla tipografia di lotta continua, che mi ricordo, e poi tornai un annetto dopo anche lì, però, e rincontrai anche Pino in quell'occasione e lo ritrovai quando mi tornò come direttore. Sono ancora d'accordo con Vincenzo dicendo che non fu una buonissima idea quello di richiamarlo, perché era realmente il male, si era sviluppato in tutt'altra direzione,
molto particolare, molto, molto italiana. Il gruppo che fece il successo del Male in quegli anni non c'entrava più niente con l'incipit formidabile di Pino Zacco. Era diventata una cosa che poi è stata foriera e è stata anche portatrice di tutte le novità editoriali, da Fulidera, degli altri giornali che sono nati di conseguenza e che aveva maturato un suo proprio percorso che era molto lontano dall'imprinting, dal primo imprinting. Io infatti me ne andai non solo perché ero caratterialmente, mi sentivo veramente inadeguato, poco preparato a voi che avevi una decina d'anni di più e che avevi più esperienze metropolitane, più conoscenze delle cose. Io mi sentivo un po' sperso. Quando presi un po' più di sostanza mi rifeci vivo e da lì poi con Vicino e con tutti gli altri abbiamo fatto un sacco di altre riviste, di giornali, eccetera. E ecco, però da questo punto di vista la figura di Pino Zacco, bisognerebbe pensare davvero a rivalutarla da zero, cioè con uno studio preciso del suo contesto anche di formazione, dove si è formato, con chi, in che ambiti, perché lui è stato anarchico, è stato comunista, è stato con i socialisti, ha attraversato tutta una serie di cose di cui non si è persa traccia, proprio perché in quegli anni lui non aveva un riscontro di pubblico. Io penso questo, soprattutto. A me? Sì, dico, non, ma, prego. No, sono dato. Mi ha dato un taglio. Ciao Riccardo, la sveglia. Vado a parlare. Magari ancora per molto tempo, assolutamente. Io nel frattempo fumo e poi no, quindi è un vantaggio clamoroso. Faccio soltanto qualche piccolissima osservazione così, ma sono state dette cose tutte molto interessanti. Intanto vorrei, non sto a riprendere questa storia del rapporto, che comunque Riccardo giustamente coglie alcuni elementi di continuità, diciamo, non di continuità nel senso tra il porno e, ma il porno, così come tantissima altra comunicazione contemporanea, che è poi una pacottiglia di sottoculture infinite, eccetera. E tuttavia, diciamo così, la difficoltà del comunicare nel mondo moderno, e quindi parlo anche del mondo di 40 anni o 50 anni fa, insomma, moderno in senso lato, e che poi in fondo, come insegnava già Gramsci, bisogna attraversare anche tutte quelle forme di cultura popolare e capire quali di queste forme hanno un senso, no? E come ricavare da queste forme, fosse pure la parodia di queste forme. Quante volte la parodia del porno è diventata intelligenza anche del porno, e così via, insomma. E questo vale sia dal punto di vista... Da porno non c'è la parodia. C'è, dipende. Ci sono anche le donne, però. Certo che ci sono le donne, ma anche io ci fossero le donne nel porno. Sono state distrutte dalla pornografia. Ma guarda, è un discorso differente. Parliamo stasera col bicchiere di vino. Va bene, parleremo col bicchiere di vino, certamente troveremo una forte intesa. Io sono convinto che il problema è come quando in qualche modo abbiamo fatto tante parodie della pubblicità, per dire. Non parliamo appunto delle parodie, tante forme di parodia. La parodia è un modo per prendere le distanze, no? Quindi in qualche modo ti permette di recuperare una forma ma in modo ironico, in questo senso lo dicevo. Ma detto questo, invece, la cosa su cui volevo attirare l'attenzione è che Zac Pino si pone, come è stato anche detto, in un momento particolare, diciamo così, la sua piena maturazione è in un momento di passaggio. E poi arriva quest'altra generazione, insomma, la generazione, diciamo, del Male, quello conosciuto e di Frigidaire, che è andata avanti fino adesso, no? Ho portato, per chi lo vuole comprare, naturalmente l'ultimo almanacco di Frigidaire che ha Massimo,
che è il numero 265, dove a chi sa leggere dentro le grafiche, dentro i colori, dentro lo spettacolo, eccetera, si troveranno anche tracce di quell'origine. Cioè, in fondo c'è perfino una traccia di Pino Zac, direi, anche se non c'è Pino Zac e siamo lontanissimi decenni dalle sue esperienze, perché c'è stata questa scoperta in qualche modo dello spettacolo disegnato, raccontato, e anche di questa sua straordinaria elemento di libertà, perché lui non era veramente né un comunista, né un capitalista, né quello, né quello. Era in qualche modo uno spirito anarchico, uno spirito libero, che ha attraversato come era meglio opportuno, insomma, le stagioni. Certo, era una persona contro il potere, questo, insomma, è evidentissimo. C'era un rifiuto proprio viscerale, potrei dire, del potere, e quindi la denuncia di tutte le forme di oppressione, un elemento libertario radicato intimamente in lui, insopprimibile, fino al punto da provocare per ottenere la reazione dei bigotti o degli chiesastici o dei clericali, provocarle fino all'estremo, insomma, perché disegnare sta Madonna con la figa spalancata? Mi ricordo un paginone del male in cui c'era sta Madonna a figa aperta che faceva come da capanna, eccetera. E quella era una provocazione che giocava proprio sull'elemento, se vogliamo, dell'anticlericalismo fino all'eccesso, per prendere poi una posizione di libertaria, insomma. Ma ecco, voglio dire, Pino si colloca in quel particolare momento, però io credo che siccome è non la fine, ma diciamo lo sviluppo di storie precedenti, ma anche l'anticipazione di tutte le storie future, io credo che quando finalmente riusciremo a mettere in piedi, parlo dal nostro punto di vista, dal mio in particolare, quando riusciremo a mettere in piedi finalmente il grande museo laboratorio dell'arte maiista, non so dove, ma che raccoglierà i segni di questi ultimi 50 e 60 anni, Pino è uno dei punti di riferimento di tutta questa storia, perché in fondo senza di lui questa scoperta della possibilità di essere liberi, indipendenti, autonomi, eccetera, forse non si sarebbe trasferita alle nuove generazioni, che pure ci andavano incontro con tutto l'entusiasmo possibile. Però lui è stato anche in qualche modo l'artigiano che gli ha insegnato, diciamo, a usare lo strumento, ecco, per dire. Bravo! Grazie. Ti è piaciuto molto. Grazie, bravo. Bravo. No, grazie davvero. Io abbraccio fisicamente e virtualmente tutti voi che avete animato questa seconda sessione, perché ci avete mostrato lati diversi di Pino Zac e che servono però a ricostruire un contesto privato e pubblico che in certi casi appunto non trova, come dire, un limite, no? Ma si alimenta costantemente. E fra l'altro, proprio per approfondire ancora di più questa conoscenza con Simona e con Maria D'Alesio, che adesso non vedo più, avevamo anche ipotizzato, qualora ci fossero appunto studenti interessati a conoscere meglio questo personaggio del Novecento italiano e eventualmente in altre, diciamo, università, in altri istituti regionali, ma non solo, di cominciare a lavorare su tesi di laurea sulla figura di Pino Zac, sugli aspetti artistici, ma sugli aspetti appunto politici, storici, sociali e proprio di, come dire, costruzione di una comunità di artisti che poi hanno, come dire, portato nell'Italia degli anni 80, 90 e ancora oggi appunto tutto questo genio creativo, che se appunto in Pino Zac è stato un po' il detonatore di tutto questo, e oggi diventa, secondo me, ancora più necessario in una società che tende all'omologazione andare a riscoprire persone che avevano la forza, la capacità e anche la perseveranza di essere liberi e di essere contro. Senta, volevo partecipare un po' a questo discorso. Io ho conosciuto molto. Vuole il microfono? Sì, perché forse se no non sente. Ah, sì.
dirci il suo nome? Quindi innanzitutto mi devo complimentare per questa brillante iniziativa e per questo ricordo dovuto a questo grande artista, a questo grande uomo e per me un grande amico. Chi vi parla, io sono Antonio Mattarelli, sono di Carcio e ho conosciuto Pino Zac nei fine anni 78, inizi anni 80. E io non ero uno della sinistra, insieme a me anche altri due amici, di cui un altro pilano era Vladimiro Placidi. sono rimasto su quella linea, io ero un democristiano, addirittura un andreottiano, e sono rimasto tale. E con Pino ho avuto un rapporto di stretta conoscenza, di stretta cultura. Io chiaramente di fronte a un tavolo di accademici, io non mi posso nemmeno definire un nemmeno un novizio, e quindi non compete a me fare l'analisi della valenza, della grandezza di Pino. Io voglio darvi un taglio reale di quello che era l'uomo. Era un uomo apertissimo, senza pregiudizi su nessuno. E non so se lo sapete certamente, il fratello di Giuseppe Zaccaria era Carlo Zaccaria, il capo della segreteria di Giulio Andreotti. Certo che lo sapevamo, però visto che nessuno l'aveva. E avevo occasione, ad esempio, di imbattermi anche nella persona del grande Giulio VII. E una volta mi osai, perché, come è stato qui ricordato, la ferocia del disegno di Nino Zacco, cioè, Andreotti era qualcosa di... E Andreotti, con la sua sagacia, disse: caro amico mio, non è concesso tutto, perché è un grande. Cioè, era veramente una persona che quello che valeva non era quello che poi disegnava, era il pensiero da cui scaturivano queste cose, e ne aveva una convinzione che riusciva a trasmetterla, ma senza un'impadenza, senza un dire io sono e tu non sei un cavolo. C'aveva questa delicatezza, era un nobile, di pensiero, di animo, di rapporto sociale, politico, e io ne conservo un ricordo stupendo. E di lui c'ho anche dei lavori. C'ho due disegni di mia figlia, che era bambina di pochi mesi, stava a pranzo, improvvisamente si faceva dare un pezzo di carta, c'ho qui in foto, posso pure far vedere, e faceva questo schizzo, con tanto di idee. Poi c'ho un grosso pannello che realizzò, un pannello sul legno, in occasione della sagra del pecorino, che io avevo fatto al paese, dove fa il castello di Caracio, una grossa forma di pecorino, la mia caricatura con un ceppo in mano e i vermi dal pecorino, dal macetto del pecorino che passano in questo cerchio che io mantengo. E io tutti il 2 di novembre, anche perché proprio lì vicino, il secondo cimitero dell'Aquila,
in quell'angolo dedicato ai grandi aquilani, che ha lasciato un segno in questa nostra città. E quindi ogni anno dei morti porto il mio ricordo di Acciaturnio, perché ci tengo in particolare, insomma, sono veramente così, ce l'ho nel cuore. Scusatemi per questa. Allora, grazie. Lo diciamo nella pausa, così facciamo una, ma anche perché sennò poi sforiamo troppo con i tempi dell'Accademia. Adesso facciamo una pausa e ce lo raccontiamo dal vivo. Allora, perché a breve abbiamo appunto l'intervento di Marcolino e di Massimo Denaro, che nel frattempo è andato via. No, certo. Come arrivò a Fontecchio? Allora, lui si innamorò inizialmente... Però col microfono, se no non sentiamo. Perché però su e veloce. Lui, l'Aquila, dopo una tamponesca fuga dalla Francia, perché lì aveva attaccato pesantemente il presidente della Francia, e rientra. E quindi si stabiliscono questi rapporti qui all'Aquila. E lui... ci si vedeva sempre, veniva in paese, eccetera, era innamorato poi di Lope Grasso, che aveva fotografie, è superbo. E mi manifestò che voleva un'abitazione a Carascio. Però lui voleva, per quello, ritornando al discorso della signora, della nobiltà, dello stile, eccetera, voleva un palazzo. E noi riuscimmo a trovare questo palazzo. A un certo momento, credo che con Vladimiro Placidi, ed era sindaco all'epoca, Alfonso Lucrezio. Lucrezio. Si trovò, non mi ricordo come fu, Palazzo Corvi. Palazzo Muzzi. Ah. Dove si stabilì, e spesso, forse signora, io l'ho incontrata pure... Quegli anni non lo so. Ma noi abbiamo vissuto già l'Aquila a Via Antica Rischia. Erano tanti anni prima. Sempre non era un castello, ma una casa di 19 stanze. Sì, ma dicevano queste cose, veramente. Dove c'erano dei custodi. E lui ai custodi gli faceva ascoltare i vinili, parlava di politica. Allora, grazie davvero, grazie a Riccardo Mannelli che ha avuto la pazienza di stare con noi oggi pomeriggio da remoto. Ti abbracciamo, ci vediamo a Roma. Così come ci siamo detti al telefono, non essendo tu qui adesso oggi fisicamente, sarai costretto ad esserci per qualsiasi altra cosa futura che organizzeremo. Ciao Riccardo. Ciao Dragomira, ci vediamo a Roma. Ciao, grazie davvero. Grazie a Vincenzo Sparagna, grazie a Draomira Bulgova, al Figlio Illuminati, e ci ritroviamo fra 10 minuti? Sì. 15 minuti? 10 minuti, tempo di una sigaretta e di una sosta tecnica, e ritroviamo Mircolino e Massimo Denaro per una introduzione al film documentario Zac, I fiori del male. Grazie. Dimmi. Sì, allora ho segnato. Lo vado a trovare. Me le faccio raccontare tutte quattro, perché dobbiamo lavorare. Stiamo recuperando tutte le indicazioni. Allora. Metto un po' più esterno. Ma potete anche sedervi direttamente a tavola, eh? Sì, sì, no. Faccio la quella è 65 minuti, no? Quella sì, è 65 minuti, quindi un'ora. Abbiamo 10 minuti. Io diciamo,
di una ventina di minuti, così si inizia a seguire proprio prima delle 8, poi Svedino, strano, è ultimo. Vedo, però c'è veramente un clima. Un altro clima. C'è un altro clima, però 10 gradi meno. Il clima che mi aspettavo, perché tre giorni fa qualcuno qua, il stacco a mezzo, mi dice: c'è l'inverno ancora. È un po' l'inverno qua. No, ma è non avevo nulla per l'inverno. Io sono venuto. Cioè, oggettivamente freddo. Io ho fatto la battuta, dove porto sto. Quando sono venuto c'era la nevicata di 3 metri. Io sono trasferito qua. Arrivi da Malta ora? Ora arrivi da Malta? Viva Malta, sì. No, ma dico ora, cioè arrivi da... Ieri di notte siamo arrivati. Spiaggia. Siamo arrivati quasi vicino, siamo nel grande albero, visto Malta. Allora, aspettiamo un attimo Valeria. No, mi metto di qua. Così però vediamo cosa ci vai, ma ci mettiamo in fuoco. Cioè se si può però è quando la roccia. C'è anche quest'altro che funziona, forse non si manco per forse un po' ingombrante. Sì, esatto. Sembra funzionare. Lo stacchiamo. Va bene. I reduci. Una bella maratona, eh? Eh sì. Maratona. Maratona Zac e continua adesso la prima parte. Intanto ti saluto, noi con il mese raggio siamo sempre uniti nel bene e nel male, come si dice, con questo progetto che non è basta, è infinito. Siamo iniziate bene, ecco, a noi l'onore, l'onere, ecco, di chiudere questo intensissimo pomeriggio. Lo chiudiamo secondo me in bellezza, proprio perché tra poco vedremo il film e quindi avremo anche l'occasione di vedere Pino Zan, cioè di vederlo all'opera, di sentirlo parlare, quindi di avere ancora di più concretezza, ecco, della sua figura, della sua incendiarietà, ecco, della sua fortissima e geniale irriverenza. Innanzitutto vorrei anche ringraziare Simona Troilo che ha innescato la miccia su Pino Zac con un convegno un anno fa e poi con, anche con la collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti, quindi sono molto contento di essere qui e di presentare il bellissimo documentario di Massimo Denaro. Tra l'altro, appunto, Massimo si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia qui all'Aquila, che si focalizza proprio sul documentario e il reportage giornalistico. Io avrei molte cose da dire, ma il tempo appunto sarà breve e vorrei lasciare soprattutto spazio a Massimo e soprattutto vorrei far parlare le immagini del film. E vorrei fermare, mi soffermerò proprio su alcune suggestioni giusto per alimentare il dialogo già molto intenso che è stato avviato nei panel precedenti. Ecco, una delle caratteristiche più interessanti del tuo documentario è proprio quello che ecco, la possibilità di poter entrare, di accedere, di avere un ingresso privilegiato all'interno di quello che è il mondo di Pino Zac. Io ho immaginato un po' questa metafora di entrare all'interno dei diversi spazi abitati da Pino Zac. Ho rintracciato tre possibili spazi, ecco, in senso sia letterale ma anche più simbolico e metaforico. Innanzitutto è lo spazio creativo e realizzativo, più
molte immagini ci mostrano proprio un certo tipo di artigianalità, no, della realizzazione, la mano che disegna, che in 448 appunto schizza un carattere, un personaggio, un modus operandi che in qualche modo, ecco, sta scomparendo sicuramente, sempre più marginale o appunto sempre più in via di esaurimento. Ed ecco, qui secondo me sta anche un po' la bellissima magia del cinema, che permette di eternalizzare proprio questi momenti, di rendere eterne certe figure, il loro grado, il loro contributo, il contributo che hanno offerto appunto nella cultura di un determinato periodo, come poi questa cultura in qualche modo continua a sedimentare, a essere persistente e presente anche nel contemporaneo. Il secondo spazio che ho intracciato è quello appunto del contesto culturale e sociale, che già per esempio è stato ben delineato dall'intervento di Andrea in apertura di questa lunga, bellissima e intensa maratona. Quindi la ricostruzione della carriera, no, editoriale di Pino Zacco, con l'esperienza prima francese, poi la direzione dei Quaderni del Sale, poi diventate appunto il Mare. E questa è forse la linea narrativa centrale, con le interviste degli amici, dei collaboratori, molti appunto qui presenti, che in qualche modo hanno riproposto alcune storie che poi rivedremo appunto proiettate qui sullo schermo. E quindi è con questo contesto in cui l'illustrazione, il disegno, il fumetto diventa un vero e proprio canale comunicativo incendiario, importante, sovversivo. E poi infine, forse anche l'aspetto più interessante, che è stato anche tracciato poco fa, nell'ultimo panel, uno spazio della memoria. Ricordo di Pino Zacco, appunto, come figura irruenta, folgorante, che ha contribuito a scompaginare quella che più volte nel film viene chiamata una serietà ottusa, soprattutto espressa da certi quadri politici e sociali degli anni 70. Ma quello che emerge in questo spazio della memoria è un'idea di Pino Zacco non soltanto come artista, ma anche come autore, nel senso di un autore che riesce a muoversi trasversalmente tra più campi espressivi. Abbiamo prima parlato anche della pittura, oltre che del cinema, lavoro come scenografo per film di animazione, ma anche appunto il suo lavoro come regista. Ecco, un talento sicuramente turno che riesce a far convergere, a muoversi, a far dialogare tra di loro appunto diverse esperienze artistiche. E la polarità emerge in maniera molto forte proprio quando un personaggio, con una figura culturale, non soltanto, ecco, diventa proprietario dei suoi mezzi di espressione, degli strumenti appunto del racconto, ma quando ha anche quella capacità di anticipare i tempi. I tempi vengono anticipati spesso attraverso le forme della sperimentazione, quindi sperimentare nuove tipologie di possibilità espressive, simboliche, comunicative attraverso quella che è la satira fumettistica. E poi un ultimo aspetto che è un po', diciamo, che sembra un po' racchiudere questi tre spazi abitati del Pino Zacco è proprio quello del, ecco, hanno un loro riscontro fisico, ma anche simbolico, proprio nella dimora, nell'abitazione abbandonata che apre in qualche modo e che diventa centrale all'interno del documentario. La casa di Fontecchio, vuota, abbandonata, diventa uno spazio spettrale in qualche modo, in cui presenza e assenza dialogano fortemente tra di loro. L'attenzione che tu presti appunto a determinati oggetti, anche la collocazione strategica di certi oggetti all'interno, no, delle stanze vuote, sono strumenti che permettono di vivificare, no, il ricordo di Pino Zacco. E questa vivificazione dialoga immediatamente, in maniera appunto subitanea, proprio con l'assenza, perché non è l'assenza della morte di Pino Zacco, ma è proprio quell'assenza che viene codificata, no, dal silenzio che poi ha mandato la sua figura subito dopo la sua scomparsa, elemento che non a caso è emerso fortemente nella parte finale del secondo
nel secondo panel. Quindi ecco, io volevo innanzitutto poi riallacciarmi a quanto era stato detto prima e sentire da te cosa ne pensi di questo strano, paradossale, anche tra virgolette, posso dire, inquietante silenzio che ha caratterizzato la figura di Pinochet dopo la sua morte. E come è stato, ecco, come hai organizzato il lavoro dal punto di vista più strettamente cinematografico, cioè come hai impiegato gli strumenti, no, estensivi del cinema per provare a colmare, no, questo vuoto, questo silenzio che la cultura, no, italiana poi in qualche modo malificamente ha, no, ha attribuito alla figura di Pino Zacco. Allora, cercherò di essere molto sintetico, non è una domanda semplice, ma proverò a rispondere anche in tempo limitato. Hai menzionato due parole, spazi anzitutto, e poi strumenti. Il cinema è uno strumento senz'altro, e vi sono tanti spazi possibili anche attraverso il cinema, ma io amo contestualizzare tanto ogni esperienza, ogni dettaglio, un po' la mia passione, non so, un po' una spugna. Mi piace assorbire quello che ho intorno, a livello di esperienza e di memoria. Tutti siamo bombardati da negli ultimi anni, no? Nell'ultimo anno soprattutto, si è parlato tanto di metaverso, per esempio. È un possibile ulteriore livello di spazio possibile per contenuti, per esperienze. Se ci pensiamo, fondamentalmente questo tipo di concetto non è nulla di nuovo. Se analizzassimo meglio, fondamentalmente la nostra vita, se noi ci concentrassimo sui singoli dettagli, le esperienze, gli incontri, gli scontri, le assenze, beh, quello è, diciamo, è il massimo. Far tesoro di tutte queste esperienze è stato, diciamo, il mio obiettivo in questo lavoro. Ho voluto raccontare un pochettino questa mia continua scoperta, questo continuo togliere piccoli strati di polvere da una storia che è emersa grazie agli testimoni, e voglio anzitutto in questo riguardo ringraziare tantissimo, qui ci abbiamo presenti tante persone che hanno contribuito con il loro supporto, con la loro testimonianza, con tanto amore a questo film. Di fronte a me vedo subito Sabrina, Vincenzo, Romira, qualcuno che era uscito, insomma, anche Valeria, che ci siamo sentiti in una fase di preparazione. Questo per dire, i livelli del film, io pure a livello di strutturazione del racconto, sono dovuto partire da una estensiva ricerca della figura di Pino Zacco. Io ho solo sentito parlare di Pino Zacco durante le mie esperienze universitarie in Sapienza, prima di trasferirmi qua all'Aquila. Per sentito dire, no, il mito dell'indipendenza, Pino Zacco, mi ritrovo qui a studiare cinema, in un corso di reportage, fondamentalmente, nel centro sperimentale dell'Aquila. Abbiamo avuto la grandissima occasione di essere introdotti un pochettino a soggetto da Carlo Mangolini, ancora mi ricordo, che poi ci portò in visita con tutto il gruppo del mio anno, 7-8 allievi studenti, a Fontecchio, in questo palazzo da fiaba, che insomma è stato un continuo rivelarsi. E per me è un continuo riscavare, anche su quello che era subito il mio pensiero. Oh cavolo, la Sapienza, cioè, solo per sentito di loro, inizio a vedere. E inizio a incontrare delle persone, mi iniziano a raccontare. A mio papà gli vendeva colori, ma io lo incontravo, ci giocavo a scacchi. E ho sentito immediatamente questa grande responsabilità di iniziare a tenere traccia di tutte queste cose, perché vedendo l'opera dell'artista, possibile che sia così difficile trovare materiali di Pino Zacco in questo momento, quando ho lavorato
questo documentario era nel 2012, penso, no? Ma era già un periodo nel quale internet diragava e questa abbondanza di informazioni, mi manca informazioni su un genere del genere, incredibile. Quindi mi sono fiondato a capofitto su questa ricerca che è durata 2 anni, incontri nel palazzo, dove ci sono dei materiali incredibili per gli studenti che erano prima qua. Io vorrei, alcuni forse sono ancora qua, io vorrei solo dire che ci sono una serie di tesori, Pino Zacco è uno di questi, che hanno necessità di essere riscoperti. Gli strumenti digitali, io attraverso il cinema ho iniziato a fare poi il mio primo modesto contributo, cioè, grazie alle esperienze appunto di chi poi ha messo anche i suoi ricordi e la sua faccia e la sua, anche il suo corpo a entrare, a esplorare insieme a me questi spazi di assenza presenza, perché entrando in questi spazi che vedremo a Fontecchio domani, per chi ci sarà, rivelano una presenza artistica di un vissuto che proprio urla, urge. Tutti noi di farne tesoro, di custodirlo, di non lasciarlo abbandonato. E questo è il processo di memoria che è fondamentale. E ci saranno tanti strumenti, io sentivo parlare appunto di puntare al decennale, no? di Pino Zacco, decennale fra un po' di film, forse. E questi sono i tipi di progetti sui quali io penso ognuno si avvicina alla figura di Pino Zacco e non può rimanere indifferente a nessuno, approcciandosi all'opera di Pino Zacco, alle storie che sono legate agli incontri con Pino Zacco. Ecco, queste storie necessitano appunto di essere rivelate e saranno fonte di nutrimento per i nuovi artisti, lo sono già tuttora. Io mi ricordo da Venezia in poi, quando presentammo il film con qualcuno qui presente e aprimo quella pagina Facebook su Pino Zacco, che è ancora viva. Io ogni mese ricevevo, non so, 3 contatti minimo di persone che mi chiedevano solo a vedere il film, ma se il film diceva ah, io ho incontrato Pino Zacco, ho delle fotografie, ho dei ricordi. Puntualmente chiedevo anche, non mi ricordo, Vincenzo, per certi anniversari cercavamo di, no, avere certi ricordi da chiunque, letteralmente. Ci sono una serie di tesori ancora nascosti, non solo qui, quasi sul territorio. È stata menzionata la Francia, direi anche l'Inghilterra, il Pino ha viaggiato in America. Dobbiamo essere bravi, insomma, a non farci sopraffare un po' i dettagli. Io ho avuto grande difficoltà a dover eliminare letteralmente tante parti di storie che ho filmato. Vorrei ricordare chi, una persona in particolare che non c'è più, che mi ha lasciato tanto, che è Mino Pisanti. Mino Pisanti era braccio destro, è stato braccio destro di Pino per tanti anni, nella sua era da cinematografo. Non sono riuscito a inserirlo nel documentario. Era una storia a sé rispetto al documentario che ho costruito. E ho questo rimpianto, ringrazio. Ho avuto la fortuna di vederlo alla prima poi del film strutturato Post Venezia a Roma. È venuto un vivo del film, capì, mi disse di aver capito. È rimasto un po' triste perché Miro, parliamo di un'altra di quelle personalità dimenticate, in questo momento se n'è andato neanche un anno fa, è un'altra di quelle persone che è stata di
artisti, è stato etichettato come Mr. Mille Trailer, ha dato un grande contributo a questo documentario, anche se non lo vediamo lui in faccia, però vedremo delle animazioni che hanno realizzato, dei film, animazioni che hanno realizzato con Pino Zac, e potrete vedere insomma delle vari livelli, livelli magari un po' più amici come all'inizio. Io da siciliano il primo quesito che ho avuto è: ok, è nato a Trapani, era abruzzese 100%, però sono convinto una parte di sicilianità ce l'aveva, nel senso di quel senso della nostalgia che io la risento pure tanto, la mia terra, nelle certe tonalità che lui utilizzava, che lui veramente sono tonalità di vita, no? Il vulcano Sicilia, ma i tramonti a Trapani, quel livello onirico che ho voluto mettere all'inizio di un bambino che cammina controcorrente alle saline, e poi sì, testimonianze fondamentali. Non finirò mai di ringraziare appunto chi mi ha aperto le porte, come Vincenzo, come Dronila, ma anche con Sabrina, chiunque con le proprie testimonianze, le porte della loro memoria. Il Pino è, insomma, spero di esserci riuscito un pochettino a ridare un pochettino contezza di questa varietà di linguaggi artistici, espressivi e diciamo anche di carattere, perché le persone che abbiamo incontrato oggi, i testimoni che abbiamo incontrato oggi, è una traccia di Pino in ognuno di loro, la vedo di continuo, fondamentalmente anche in me è rimasto, insomma basta parlare, vorrei lasciare parlare del film anche perché abbiamo poco tempo. Grazie.